Oggi 25 novembre 2019. O me sbaglio? No, 26. È giusto, 25. 25. Fine trilogia. La fine di questa trilogia degli eremi. Degli eremi dei cingoli. Dopo l'eremo di San Bonfilio e l'eremo di San Michele Arcangelo, l'eremo di Santa Sperandia. Che già ci siamo andati 3 volte o 4. Questa è la quinta volta. È la quinta volta. Perché ci eravamo andati una volta con Jonathan. Sì. E una volta insieme col video. Vero? Sì, una volta dopo che c'era uno che voleva che per forza che facessimo col video. Ah no, quella era la terza. Quella volta. La terza. La terza volta. La quarta è un'altra volta. Un'altra volta invitato. Pure, sì. Un'altra volta. Su per quel ceppo di montagna. Sì. E poi oggi è la quinta. È la quinta e l'ultima. La quinta è la fine. Dopo non, dopo non ci andremo più in vita nostra. Anche perché la vita sarà corta. La nostra oramai, no? Perché è rimasta corta. Sì. Non ci sarà il tempo di vivere, anche se uno fosse in salute, non ci sarà il tempo di vivere fino a 100 anni. Perché siamo alla fine. Infatti. Allora, Santa Sperandia. Vabbè, faccio la ricerca. Sì. Sì, devo leggere. Biografia Santa Sperandia. Ci fa pure rima. Però non scappa fuori niente. Ah, niente, niente. 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 Biografia Santa Sperandia. Ecco che cosa ho trovato. Ha trovato qualcosa? Santa Sperandia, patrona di Cingoli. Eccolo qui. Adesso leggo un po' e Nammi se guarda che roba. Guarda che roba. Dai. Ma qui come si fa? È troppo, eh. Troppo da leggere. C'è un libro. Su internet c'è un libro di Santa Sperandia. Chi è che gliene va? Se lo va a leggere da legge, se lo va a leggere da solo. Porca miseria. Oh, hai fatto caso che oggi ha messo il nubifilto, la fine del mondo oggi? No, 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 oggi ha messo la pioggia per tutto il giorno. Invece oggi non ha fatto caso? Sì. Di la verità? Sì. L'80% di probabilità di pioggia per tutto il giorno. Allarme nero oggi ha messo, mi pare, no? Proprio sì. Il massimo della... Con la nuvola nera. Sì. Invece il sole... Invece il sole più pieno e totale. Poi dopo sui fatti vostri, sulla trasmissione dei Magalli. Cosa ha fatto vedere? E ha fatto vedere tutto sole per tutta la settimana. Sì. Quindi lì c'è chiappa. Lì c'è chiappa. Perché? Perché lì c'è chiappa. Chi perché è? Quando mette il sole, di solito. Ah, di solito c'è chiappa. Sì. E quando mette la pioggia che di solito non c'è chiappa, perché c'è sempre il sole. Infatti. E c'è sempre questo stato di completa siccità che perdura ormai da anni e le riserve idriche si stanno finendo. E qui da noi? Qui da noi, sì. In altre invece parti del in mondo. Alt'Italia, in Alt'Italia hai visto una fugata d'acqua? Non l'ho visto io. Non mi sei, è cascata giù pure in mezza montagna di quant'acqua c'era dentro il sottosuolo. Dai! Sì, ha buttato giù pure un ponte autostradale. Ma no, ma quant'acqua c'è sotto il sottosuolo? Ma cosa ne so, ma ha buttato giù tutto. Fa vedere il finimondo. Del telegiornale. Dopo la gente cosa crede? Però nel telegiornale fa vedere solo i punti battuti da nubifragi. Capito? Non è che fa vedere tutta l'Italia. Non lo so. Fa vedere solo tanti punti molto martoriati e ci credemo che tutta Italia ha piovuto dappertutto, tutto, invece... che non c'è più problema di niente di idrico. Invece? Un macello. Invece qui da noi c'è un problema idrico grosso. Te guarda il fiume Potenza. Secco, sciuco e... Rabbito. Rabbito. Il Musone non è parlato. E il Musone va giù sempre quella, perché tanto c'è la diga. Sì, sì, che e poi le muista la digano. Sì, però se sta scusa della diga, la gente crede che c'è l'acqua. Invece non c'è niente.
perché sta andando l'acqua della diga degli anni precedenti, deve 30 anni fa, negli anni 80, negli anni 90 va giù l'acqua. Beh, l'acqua accumulata lì dagli anni 90 sta andando giù adesso. Sì. Sì, quindi la gente crede che c'è l'acqua. Però io dovrei reggere qualcosa di Santa Sperandia qui. Reggere o leggere? Legge. La vita di Santa Sperandia è narrata in numerose fonti letterarie. Qui i secoli. Dei secoli. I secoli qui. 1277-1278. Guarda. Sperandia, quasi subito dopo la sua morte, precisamente negli anni 1277. Quindi sembra appurato che Sperandia sia nata a Gubbio intorno al 1216. D'onorata famiglia. Dopo, ti ricordi che mi hai detto un'altra volta che aveva praticamente pagato, no? Per tutto l'Appennino la ricerca di un posto, di una spelonca. Che gli potesse andare bene, e ha trovato quelle due che dopo effettivamente è andata lì. E si castigava le carni. Sì. Come Santa Rosalia de Palermo. Si castigava le carni. Uguale. Santa Sperandia uguale. Come San Francesco. Sant'Antonio di Padova. Sì. Se lacerava le carni. Mamma mia. Pensa tu sti santi. Se lacerava. Dopo però se faceva le infezioni, cioè facevano, no? Che se lacerava nelle carni, come lo facevi? Deve essere. Te lo fai al giorno d'oggi, mori. Una volta non c'erano le malattie, non so. Eppure una volta c'era sempre la peste, c'era. La peste però veniva in alcuni casi. In alcuni casi. Adesso. La peste c'era la contaminazione della peste, ma se uno stava da per lì in mezzo a un campo può essere pure. C'era niente, sì. Non te veniva niente. Non te veniva niente, sai. Perché l'aria era talmente pulita. Sì, sì. E poi sapevene come se muovevene con le erbe. Ah. Come se faceva tipo la medicina. Invece a lei niente, adesso te lasci la carne e te muori di infezioni, te via. Infatti a te basta una ferita. Perché l'aria è tutta inquinata dalle scie chimiche, sono sempre lì i discorsi. Quella volta non c'erano le scie chimiche, se te stavi isolato in mezzo monte non ti piava niente. Poi quella volta non c'era manco le automobili, niente. Niente, niente. I gas. Serra, niente. Serra, niente, zero. Adesso comunque perlustreremo una zona che al suo fianco c'è San Michele Arcangelo. Sì. C'è l'eremo di San Michele Arcangelo. E ci farà più effetto però. Vedremo. Perché mai abbiamo fatto un effetto luce. Mai. Sembra oppurato che Sperandia sia nata a Gubbio intorno al 1200. Onorata famiglia, ette perché lo spirito del Signore spira dove vuole. Essendo ella d'età di 9 anni, le nacque nel cuore un desiderio ardentissimo di servir Dio, e altro pensiero non le cadeva nell'animo che di seguire Gesù Cristo e poter meglio mettere in effetto quel che ardentemente desiderava. Guidata dallo Spirito Santo, abbandonò tutti i beni terreni e in questo mondo per guadagnare i beni del cielo e la gloria del paradiso, e cominciò a fare aspra penitenza. E benché fosse acerbamente travagliata e tribulata da suo padre, madre e parenti che cercavano rimuoverla dal suo santissimo pensiero, ella non di meno sopportava detti travagli e tribolazioni con contemplazione, con grandissima pazienza, perseverando giorno e notte a meditare e contemplare la passione di nostro Signore Gesù Cristo, in fare orazione, in aiutare i poveri e fare altre opere di carità. Pensa un po' che roba, come San Francesco. E perché sapeva che quanto più si castigava il corpo e si poneva un freno ai sensi, tanto più facilmente l'anima si innalzava a Dio, ed ella per frenare i sensi
e per domar e castigare il suo corpo si vestiva continuamente di pelle d'animale e si cingeva con cintura di ferro. Pensa un po' che roba, oh! L'incontrario da te non succede più queste robe. Perché a te anche il più eremita non fa cucina. Ma uno che facesse cucina a giorno d'oggi lo rinchiude ne. Al TSO. Al TSO. È vero. Uno che se ne rendi conto? E per obbedire allo spirito che l'ispirava di accostarsi ai suoi parenti e da ogni cosa terrena, sprezzando il mondo e lei stessa, se ne andò in pellegrinaggio nel quale sostenne molti travagli, esercitandosi continuamente in digiuni ed orazioni e spesse volte travagliata dal demonio. Pensa un po', pure il demonio la... Pure, nonostante faceva una vita proprio, il demonio pure. Sì, perché quando una persona si mette nelle mani di Dio, tutta se stessa, e il demonio dopo viene a traviarla, viene a... Sì. Sì. Ce la mette tutta il demonio per traviarla. Essendosi rinchiusa di quadragesima in una piccola stanza, rinchiusa di quadragesima in una piccola stanza per spendere tutto del tempo in digiuni ed orazioni, era tentata per timore del corpo a patire di detta stanza, per vincere detta tentazione e poter perseverare nel suo santissimo proposito, da se stessa si reggo strettamente ad una colonna che evi era. Nammise se stringeva in una colonna, se legava in una colonna. Te pensa che roba, oh. Se faceva un martirio come la passione di Gesù da sola. Ho capito, perché Gesù le venne legato alla colonna, poi lo frustavene, no? Lei da sola. Da sola. Digiunando detta quadragesima in una spelonca, permetteva il Signore che ella patisse molte tribolazioni, le quali sopportava con grandissima pazienza, contemplando sempre la passione di nostro Signore Gesù Cristo, di buonissima voglia abbracciando l'astinenza, la disciplina del corpo e la povertà. Pensa tu che roba. Come molti suoi contemporanei, Sperandia sentì forte il fascino della predicazione itinerante di Cristo, resa attuale da Francesco d'Assisi, e del resto numerosi elementi permettono di collegare la sua spiritualità alle scelte del movimento francescano. La forma di pietà nuova dichiara ispirazioni e visioni più suggestive avute da Sperandia, quella nella quale Gesù, toccando con una mano la piaga dell'altra, le dice: respice, raccomande tibi. In latino? Sì. Che tra Sperandia e i francescani siano intercorsi stretti rapporti, e è dimostrato dalla notizia dell'invito che la santa rivolge ad una donna a recarsi a Fratres Minores per fare penitenza. Perciò era verosimilmente francescano frate Leonardo, il quale annotò almeno un miracolo compiuto da Sperandia e a cui pensiamo come suo confessore e autore delle singole annotazioni che costituiscono la vita. La vita itinerante della santa, che si spostava continuamente fra l'Umbria e le Marche, pensa un po', continuamente, sì, è ben documentata. La sua presenza viene ricordata a Cagli, Fabriano, Recanati, Gubbio, Fossato di Vico, Spoleto. Tutto a piedi quella volta. Tutto a piedi. Forse la santa fu anche a Venezia, dove un suo devoto infermo ottenne da lei la guarigione implorata. Mamma mia.
La tradizione vuole inoltre che Santa Sperandia, secondo una pratica abituale a quei tempi, fu pellegrina anche in Terra Santa e che portò con sé molte reliquie, conservate in gran parte nell'urna stessa della Santa. Nell'urna? Nell'urna. Più sospetta è invece la vicenda relativa agli stivaletti di Santa Sperandia. Se è vero che durante i suoi pellegrinaggi la Santa giunse anche a Roma, è alquanto dubbiosa la storia che ci viene tramandata. Lì Sperandia avrebbe incontrato il Papa, il quale, vedendola scalza con i piedi laceri, le avrebbe donato degli stivaletti. Pensa a te. Uno dei quali ancora oggi si conserva nella stanza che fu della Santa. Mamma mia. Pensa tu, non lo sapevi se facendo. No, perché tanto il monastero di clausura, dove stava lei dopo diciamo, in età avanzata, che dopo è andata a finire a Cingoli, è andata al monastero, no? Però prima... Dov'è che è morta? Prima, quando era giovane, stava nell'eremo. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando adesso, sì. Però è tardi, dopo se fa notte. Beh, c'è le torce. Però si vede poco. Ma tanto noi l'importante è che andiamo giù, al giorno dopo il ritorno lo famo con le torce. La tradizione afferma che Santa Sperandia, dopo lunghe pellegrinaggi, si ritirò negli ultimi anni alla sua vita a Cingoli. Prima penitente in una grotta del Monte Acuto. Dove stiamo andando noi adesso? Ah, ce n'è un altro del Monte Acuto. Non c'è solo quello della galera, la Priciò, Monte Acuto. Ce n'è diversi che si chiamano Monte Acuto. Chissà perché è acuto. Perché acuto. Chissà acuto. Monte Acuto. Poi, vestendo l'abito benedettino presso il monastero di San Michele, a motivo della sua santità venne poi eletta abatessa nello stesso monastero, riunendo in un'unica comunità anche le monache del vicino monastero di San Marco. E il monastero ancora c'è, anche se le moniche ormai tutte vecchie, stravecchie, quelle che c'è rimasta nel 2020, che siamo, capito? Non c'è rimasto quasi più nessuno. Non c'è quasi più nessuno, siamo alla fine. Chiuderà pure lì? Prima o poi. Questi fatti però non sono confermati dai documenti disponibili. Non esistono infatti prove dell'esistenza di un monastero di San Michele e dall'analisi architettonica del monastero attuale risulta comunque certo che durante la metà delle X3, XIII secolo, sì, esistevano due strutture giustapposte. Una datata attorno all'X2, XII sì, secolo, formato da una unità abitativa, quasi sicuramente unità ad una chiesa, ed un'altra presumibilmente delle X3, XIII secolo, sì. L'esistenza di una chiesa dedicata a San Michele, la cui ubicazione resta tutta incerta, viene invece ricordata fin dal X2, XII. Un documento del 1186 menzionava infatti che la chiesa di San Michele, in un atto di conferma di beni al priore della chiesa di San Salvatore al Colle Bianco. Un altro documento del 1235 ricorda una donazione in favore delle monache di Colle Luce, che viene stipulata in foro pubblico Sancti Micheles, in platea Sancti Laurenti. Sia la Vita Latina che le altre fonti storiche, come ad esempio gli statuti comunali, ricordano sempre un monastero o una chiesa di Santa Sperandia di San Marco, mai di San Michele. Il primo scritto nel quale compie il nome di San Michele, il quale titolo della chiesa, risale solo il 15 agosto 1482. Quindi si dice che c'era pure il monastero di San Michele, però non è sicuro. Ho capito. Di San Michele però c'era l'eremo, che siamo andati l'altra volta. San Michele Arcangelo. Però fuori le mura, in montagna, in mezzo ai monti. Invece qui parla comunque di un monastero intramuros. Cioè no, veramente non lo so se era fuori o dentro le mura uno dei Cingoli, però comunque nei paraggi della città, non in mezzi monti.
mamma mia che macello. E comunque al giorno d'oggi non c'è più niente. Non c'è più niente. Non c'è più niente al mondo d'oggi. No, queste robe lì non esiste. Te al giorno d'oggi uno che tu vedi che se lacera le carni, le rinchiude dentro un manicomio, capito? Anche se non c'è più il manicomio. Un pazzo. Ti rendi conto, uno che va in genno scalzo, sei piedi lacerati e che se flagella le carni. Matto. Scusa. Una volta invece erano erano considerati santi sta gente lì, capito? Sì. Te oggi non li consideri santi, li consideri matti. E infatti non c'è nessuno che fa spedente. Non c'è. Le carni si sono imbastardite. Oh. Non c'è più nessuno eremita, vedi che finiti gli eremiti. C'è anche eremita in giro, non c'è più gli eremiti. L'ultimo rimasto era. Era padre Pietro. Padre Pietro Lavini. Però lui era un eremita del moderno, cioè non è che stava lì a lacerarsi le carni. Oppure, capito? No. Si è sbudellato col trattorino. Si è sbudellato. Il trattorino gli è cascato sopra. Lui l'opera sua dell'eremitaggio era quello di ricostruire il monastero. Il non percepire nessuna pensione. Il muratore di Dio lui era. Invece questi una volta erano proprio quelli che si ritiravano dal mondo e si flagellavano, sempre penitenzi, venivano, li visitavano i demoni, cioè tutto un continuo, i demoni, tutto un continuo, sempre in tentazioni. Questi erano i santi quella volta, capito? È vero. Del padre Pietro nessuno ha detto che è un santo oppure avrebbe avviato un processo di beatificazione, niente, morto, finito. Nessuno ci ha pensato, anche se noi crediamo che era un sant'uomo veramente. Perché noi abbiamo sperimentato la sua pace. Però non è che qualcuno si è preso la cosa da farlo santa, da iniziare un processo di beatificazione, voglio dire, no? No, padre Pio, sì. Sì. Ti ricordi però l'ultima volta che ci abbiamo parlato dell'acqua? Sì. Quanto siamo stati felici. Mamma mia. Quando siamo andati via eravamo felicissimi. Felicissimi, sì. Adesso ormai quella felicità non ce l'abbiamo più. Oramai viviamo nella disperazione, basta. È vero. Per noi i tempi della felicità è finiti. Oramai solo disperazione. E morte. E morte, sì. Però non dovremmo essere così. Perché? Perché c'è Gesù che ci ha salvato. Solo che noi ci fossilizziamo a vedere i genitori anziani che quasi che morene. Sì. E noi vecchi. Ci fossilizziamo lì. Sì, sì, sì. Noi guardiamo i genitori nostri che stanno con piede nella cassa da morto. Sì. E noi invece ci stiamo andando. Eh sì. Ci fissiamo e dopo siamo depressi. Io pure, con te credi, non ci penso. Penso sempre lì. Tu non pensi alla felicità? A diventare nonno, no? Io. Nonno Matteo, no? Penso a diventare nonno, non ci ho pensato mai. Ah. Però è bene che ci penso. Se va avanti il mondo, però, se finisce? Il pianeta non finisce mai. Nel mondo inteso la generazione. La generazione perversa di adesso finisce? Finisce. Lo so. Nonno Matteo. Forse nonno Matteo ci arriverò. Sì. Per quando finisce la generazione. Perversa. O forse no. Oh. Io capirai. C'avevo tante prospettive da avere un altro figlio. Invece già nonno, pensa a te. Mamma mia. Ma nonno in che senso?
No, ancora no. Ancora no, però. No, però. Mamma mia. Che disastro, che fine, che finaccia. Che finaccia che stiamo a fare. Oramai il vecchiume trasmettiamo, oramai. Ma cosa trasmettiamo? Quante volte fai i video per trasmettere due vecchi che vanno in giro? È vero, infatti ci segue poca gente. Sì, sì. 1000 persone nemmeno. Capirai. Una volta ci seguiva 5-6 mila. Sì, sì, no, a parte 5-6 mila a volte, sì. Perché? No, se andiamo in giro per i santi, la gente non è santa, non ci segue. E poi trasmettiamo veramente oramai la fine. Due anziani che vanno in giro. Due vecchi decrepiti. Due decrepiti che vanno a spasso. Che hanno i genitori ancora vivi, però sul punto di morte. Mamma mia. Madonna che prospettiva. Quindi cosa ci guardano a fare la gente? Forse perché ci sei te che dai un po' di aria, di ossigeno ai miei video. Sì. Sì. Dai un po' di ossigeno alla fine. Se no i miei video sono una tristezza assoluta. Solo che sono benefici. Sì. Dirai quello che ti pare, però sono benefici perché c'è il Santo Rosario. Tipo stamattina l'ho recitato. Adesso cosa potremmo dire invece? Adesso la coroncina. Potremmo dire la coroncina, visto che siamo del pomeriggio. Sì. Mettila qui. E poi la coroncina si deve recitare vicino ai moribondi, quindi è giusto. Noi in che senso? Noi non siamo mezzi moribondi ormai. Madonna mia. Ci stiamo avvicinando ormai, con sopra di 40 anni, siamo alla fine. Madonna Luca. Poi ai tempi di Gesù Cristo la vita media era 50 anni, non guardate adesso, che non perché diciamo sempre la prospettiva del nonno Basì, 92 anni, ma. E quindi a questo punto noi saremmo stati adesso manco la metà ancora, come nonno, no? Nonno conosceva il tempo nostro, ancora ci aveva più della metà da vivere. Noi invece non c'è più quella prospettiva lì, noi oramai siamo alla fine, no? Quindi diremo, vai, siamo quegli sgoccioli. Porca miseria. Che di conto? Porca miseria. Mi viene da ride per non piagni. Mamma mia. Però. Vedi il mammo, no? Il mammo. La morte l'ha colto prima che lui non se l'aspettava. Lui convinto di campare fino a 100 anni era. Invece noi siamo consapevoli che siamo alla fine, meglio, no? Almeno viviamo nella tristezza. Adesso, nell'angoscia. Invece zio viveva nell'allegria, è morto contento perché ancora si credeva di vivere fino a 100 anni. Conosceva 70 anni, ancora era rizzo, vivo, anche se è finito fisicamente, no? Però non è morto contento perché era incosciente. Incosciente. Perché sì. Con tutti quei ictus che gli era venuto in del cervello, sì. Non capiva più niente. Infatti. Perché se capiva, mi sa che non era tanto contento. Non contento, no. Però finché stava a pezzi, non è che pensava di morire, capirai? Ancora pensava di vivere tanti anni ancora. Da fare le gite. Già c'è tutto prenotato, tutti i biglietti da mandare in giro, da spedire, da organizzare i pranzi, le cene. No, i pranzi, non le cene. I pranzi, qui, là, gite. Invece, niente. Invece noi siamo consapevoli che siamo alla fine, a posto. Quindi potremmo vivere nell'angoscia totale. Però non va bene. Perché? Non va bene agli occhi di Dio. Perché se Dio ci ha creati per vivere per sempre, e se sta vita è passeggera e quella vera è dopo questa vita, perché ci dobbiamo angosciare per nulla? Ci angosciamo perché pensiamo alla cassa. Pensiamo che la vita finisce qua. Quindi manca un po', ma siamo alla fine e ci angosciamo. Invece se uno pensa che la vera vita è quella eterna.
non tanto quell'eterna sì, però la vita stessa, la vita vera, è quella, la vita quella dopo. Dopo, allora uno deve anche cambi 10 anni o 50 anni di meno, cosa gli fai? Agli occhi di Dio 50 anni un giorno solo, come fosse un giorno solo, agli occhi di Dio mille anni. Mille anni, giorno. Quindi anche uno cambi 50 anni di meno, qua cosa gli fai? Niente, tanto la vera vita è quella dopo. Allora uno, se ragioni così, tu riesci sempre allegro. Anche se ti viene diagnosticato un tumore maligno, incurabile, devi essere allegro, perché tanto la vita è quella dopo. Per il discorso sì. Per il discorso è questo, solo che se uno viene diagnosticata una malattia come quella, va nella disperazione assoluta. E certo. Invece se uno crede, un vero credente, tu devi essere contento. Gioioso. Ti rendi conto? Solo che siccome va contro la natura umana queste cose, no? Perché la natura umana c'ha il desiderio di vita carnale, cioè eterno. Per questo quando ritornerà Gesù risorgerà i vivi e i morti. Ecco. Però per il momento risorge l'anima. Sì. Però l'uomo è attaccato alla vita materiale, non c'è niente da fare. Perché è eterno? Perché è stato creato per vivere per sempre. Sulla terra. Carnalmente, è stato creato per vivere carnalmente, per sempre. Dopo, grazie al peccato originale, invece di Adamo ed Eva, no? Lo sai, no? Sì. A causa di Adamo ed Eva la morte è entrata nel mondo. E quindi noi c'è il desiderio, ce l'abbiamo sempre, vivere per sempre. Però c'è d'altra parte il coso che dovemmo morire, allora siamo in angoscia. Sì. Se ti viene diagnosticata una malattia che è come fosse una condanna a morte, non c'è più la pena di morte, è come se ci fosse un'altra volta la pena di morte e un tribunale ti condanna a morte sulla sedia elettrica quando tiene una malattia incurabile. Se ti diagnostica un tumore, un tumore ad esempio, è come fosse una condanna a morte. Tipo zio Isidoro. È una condanna a morte. Tipo Anche zio Mario, sì. Perché anche se non c'aveva il tumore, però l'emorragia cerebrale era una specie, sì. Era un macello. Un macello, infatti. Se uno che ha la vera fede, no? Deve essere contento. Anche poco prima della cassa da morte. Sì. Infatti. La vita dei santi, se tu quando la morte dei santi, no? San Francesco è morto col sorriso sulle labbra perché ha fatto tanto del bene. Invece siamo cattivi. Noi famo del male e apposta dopo siamo attaccati alla vita, capito? Se noi facessimo del bene non saremmo attaccati a sta vita qui. Ah, vedi? Vedi che tutto porta. Tutto porta, sì. No, non famo le opere di bene e non siamo contenti. No. Siamo scontenti al massimo. Se noi eravamo contenti, dice i genitori, muore tutti e due i vostri genitori, moriranno. E noi dovessimo essere contenti. Beh, no. No, cavolo, pure Gesù ha pianto per Lazzaro. Per Lazzaro, sì, infatti. Per l'amico suo ha pianto Gesù. All'inizio ha pianto, dopo però? Dopo l'ha risorto. Allora come si spiega questa faccenda? Si spiega che umanamente allora è giusto che pianghiamo per i genitori nostri che stanno per morire. Sì. Però? Però non dovessimo cadere nell'angoscia, nella disperazione più totale. Come ci stiamo adesso a cadere. Sì. Chi è? È una... Un santo. No, una madonnina. Laghetto, la giuri visto mai? No. Guarda che è troppo vicino alla casa. Se vai lì a un canotto, quelli lì ti chiamano subito la forza pubblica. Sicuro. No. Vabbè. Non puoi fare più se è pazzia veramente. Non posso fare più niente. Finché eri incensurato e sconosciuto, vabbè, dici chi sei, chi non sei, te la ce ne perde, ma adesso ormai no. Adesso basta una cavolata, sì, basta una scureggia già chiamano i carabinieri. Sì. Oh, se stiamo avvicinando al monte acuto, eh?
recitiamo la coroncina. L'arma. No, questa non è un'arma, no? L'arma è sì, l'arma, l'arma. Questa è un'arma? È uguale. Cioè, non è la stessa potenza. Quell'altra proprio un. Quell'altra è. Il rosario in sé è proprio l'arma, quella proprio più potente. Più potente in assoluto. Dopo c'è la coroncina. Potente. Potente pure quello. È potente. Sì. Allora, cominciamo, va. E si inizia col credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Adesso un pezzo lo dico io, un pezzo lo dici tu, così chi è che lo vuole recitare con noi lo recita meglio. Se no tutto affugà, non va bene. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. C'è la Madonnina. Sì. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Arale bella! Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità. Cos'è? La fornace di Treia. Ah! Del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, fai ridere. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno pa... no, no. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Tre volte. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Amen. In nome del Padre, Gesù, sì, nella mia mente. Gesù, sì, nelle mie labbra. Gesù, sì, nel mio cuore. Amen. Gesù, confido in te. Ora e sempre. Ci affidiamo a te. Guarda che bella nuvola. Non vedono niente questi. Allora dici che un video dei due vecchi in una tira? No! Perché... due decrepiti proprio! Due decrepiti? C'è un piede non dalla fossa? Capirei i genitori nostri, tutti e due ce l'hanno dalla fossa. Gli manca solo da ficcarsi dentro del tutto a posto. Mamma mia. Oh, lì cos'è? Ma chi è sei? Adè arriviamo sul cippo. Sì. Con la macchina. Santa Maria di Paterno. Una parrocchia di campagna che oramai soppressa. È quello la sua, il cibo, la roccaccia. Strada facendo c'è quell'albergo abbandonato. Ah, però ci siamo... No, ci siamo andati l'altra volta. Che quell'uomo voleva vedere pure l'albergo. L'albergo. E ci siamo stati. Perché quell'uomo c'era stato a pranzo in quell'albergo, mi pare, no? Quell'uomo lì che ci aveva pagato per andare a fare la registrazione. Sì, 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 negli anni 80 c'era stato a Magnani. Negli anni d'oro. Dopo non ho avuto più richieste di nessuno. Ah,
Perché non sei una persona affidabile, per quello. Sì. Non so, se no la storia ci può essere una vera inchiesta. Perché sono definito inaffidabile. Però io per me stesso sono affidabile. L'importante è che per me stesso sono affidabile. Sì. Dopo se per gli altri non. Non frega niente. L'importante per me stesso, per mio figlio, sì, e sì, per i miei cari. Sì. Dopo se quell'altro. Anche per Gesù. Certo. Se per quell'altro mi dice che sono inaffidabile. Non te ne frega niente. Non me ne frega niente. Non mi cambia niente. Sì. Ho imparato a far così. Allora questo è il monte. Acuto. Il monte acuto. Da qui comunque i residui rimasti della roccaccia non si vedono, che viene stata sopra più davanti al non proprio, nel punto più alto. Non si vedono perché è coperti dalla vegetazione, capito? Adesso arriveremo lassù. Dov'è il dito? Si vede? Nel sì. Punto più alto. Dove quella casa laggiù un macello? Lo sai cosa mi fa venire pensato sta montagna? No! Il monte della Terra Santa, il monte Tabor, dove Gesù si è trasfigurato. Sì. Il monte Tabor assomiglia a questo. Capito? L'ho identificato. Dai, veramente? Sì, assomiglia. È folto, è pieno di piante. Questo deve essere che sotto c'è un sacco d'acqua perché è pieno di piante. E lì quella frana che c'è stata dove? Tra il sud e il Piemonte, no? Ma non c'era gli alberi che tenevi nessuna montagna che ha frenato tutto? È andato giù tutto. Alberi e tutto. Alberi e tutto e un ponte autostradale. Addirittura. Fortuna che non è morto nessuno. Non lo so se non è morto nessuno. Perché ha piovuto troppo. Cioè, tutto concentrato da una volta. Non è come negli anni 90 che pioveva poco e spesso. Adesso tutto da una volta va giù e la terra non è capace, no? di assorbire tutta questa quantità d'acqua che fa tutta mucchiata in tutto. Sa. Quindi frana tutto. Quindi va tutta l'acqua che poi va a finire nel fiume, poi va a finire nel mare. Là cosa c'è? Una chiesa. La chiesa di San Lorenzo. Effettiva? No, anche lì è soppressata, no? Tutte soppresse se parrocchie di campagna, non c'è più i preti, no? Non c'è più le case tutte disabitate, no? Che non c'è più, non c'è più. Che disastro. Tutto Treia. Qui c'è lo spaccio. C'è i vecchietti che giocano a carte. Sì. Se non ci fossero più si vecchietti, una volta che muore, finisce tutto. Finisce pure il gioco a carte. Sì. Chi ci gioca più a carte? Il bar chiude dopo. Sì. Iniziamo la salita, va? Sì. È normale che noi stiamo giù di morale. È normale. È normale perché io comunque voglio dire siamo la morte. Adesso i vecchietti c'erano su per giù il tempo dei genitori nostri, no? Lì qui c'era una casa una volta. Pure più vecchi, Sì, vecchi. Quindi voglio dire, anche che campassero tutti come nonno Basì, fra 20 anni è scomparso. È scomparso e non ci sarà più niente qua su. Eccola là. Già l'albergo era qui vicino al paese, era. Cosa fa? Tutto rotto, che roba. L'hanno spaccato tutto. Non filiamo dritti. Sì. Non ci deve fregare niente degli anni scorsi. L'altra volta siamo stati. Ma comunque era appena presa la salita subito vicino al paese. Ecco, adesso noi veramente adesso sfiliamo, saliamo su.
Adesso qua su cosa famo? No? Andiamo direttamente dentro la montagna prima del ceppo del quel ceppo lì. Prima eravamo nel ceppo non lo so, dove che vuoi andare tu? Nel ceppo della rocca, della rocca. La rocca. Chi è? Zio Mario questo che è giù? No, non è. No, non c'entra niente proprio. Non c'entra niente. Però vedi a uno. Vedi a uno con. Vedi a uno da preso che cammina, tu ci sta prendendo l'idea anche lui, no? Con un giacchettino strogio. Sì. No, ma come no, siamo stati. Noi siamo stati influenzati da suo zio, Un macello, cioè c'ha. Gli altri mica ce l'hanno avuti mai, nessuno, i zii, cuscini. Gli altri non lo so che persone sono, Luca. O noi non sappiamo che persone siamo noi, non lo so. Noi ci abbiamo avuto dei zii che ci hanno voluto bene. Sì. Dimo solo quello. Dei zii come il mammo, nessuno. Il mammo era un mito e una leggenda. Un nome, un mito, una leggenda. Guarda lo scuro e nulla. Noi cosa scendiamo a fare? Qua alla roccaccia? Infatti andiamo direttamente sullo specolo. No, io te lo volevo chiedere a te, perché andiamo alla roccaccia? Perché così famo vedere tutto. Tanto dopo non ci andremo più in vita nostra. Sì, perché moriremo, non ci andremo mai più qua su. Mai più. Apposta, no? Perché se fa notte, dici. Alla roccaccia comunque ti porta via sempre quella mezz'ora di tempo. Oppure se dopo vediamo che c'è la luna, ci andiamo dopo. Ma con la luna perché non c'è niente. Non c'è niente stasera. Non c'è niente. Non lo so com'è messa la luna oggi. Era bello a far vedere. Perché laggiù sotto. La vasca della spelunca. Laggiù sotto se fa notte prima, perché dietro al monte tocca andare. Per me mai andare per laggiù prima, dai. Qua su in alto, beh o male, se c'è la luna un po' illumina. Anche di notte cioè, si vede. Oh, siamo arrivati già. Guarda un po'. L'ha lasciato un macello. Grotte di Santa Sperandia, la roccaccia. Tutto rotto, Evita tutte le buche. Evita Luca questo. Sempre peggio qua su ogni volta, Tanto chi te ci viene? Mettila più vicino possibile. Sì. La discesa in due. Vai venire. Poi 10 volte, 5 volte che ci venimo lo dovessimo sapere. Solo che ogni volta appare diversa la cosa. È autunno mai, l'altra volta ci siamo stati di primavera. Qui mi sa. No, questa lo collega lassù. Ah, dopo là c'è le piante strette che non mi si sì, fa. Qua c'è adesso quel crocefisso mi pare, ma non mi ricordo più. C'era 4 case. Io me le ricordo queste. Ah, la madre. Ave Maria. Ah, queste 4 case qui. Disabitate e. Vendesi. Chi viene qui? Cerene. Chi? Oh, Luca. La stanno mettendo a posto una. Però sta attenti, guarda, lateralmente è un macello. Sì. Una la stanno a mettere a posto, è impossibile. E là, no, si vede la roccaccia che qui, la vedete da qui. Non ci andiamo. No, dai. Vediamo dopo se ce ne va, al termine della spelunca. Vendesi! Il pezzo di muro lì. Per farci una casa? Sì. E chi gli fai qua su? Allora volevo fare una cosa diversa dal solito, no? Invece di fare le scalette, fammi la strada, orca piano qui. Anzi, non è che.
Fammo la strada per da giù. Non l'abbiamo fatta mai, sempre le scalette. Vabbè? La strada? Con la macchina? No, a piedi. La macchina non sa che ci vuole un 4x4 per andare giù. È rischioso, capito? Non si fa, no, è pericolo. Capito? Sì. La lasciamo qui. Mettila anche al prato. Là? Qui giriamo? Sì. È meglio. La lascio qui o la metto per così? Metterla per così. Così siamo in partenza. A posto. Mi metto un giacchettino, tanto che 9 gradi e mezzo fate fuori. Forse l'umidità è pure più freddo. Sì. Allora, iniziamo. Se ci venimi stamattina, sai quanto era meglio? Oh. C'era il sole. Alla mattina non affrontiamo mai niente. No, siamo indormiti la mattina. Alla mattina volemo dormire? O no? Sì, ormai siamo stravecchi. Non la famo più la mattina. Alla mattina. Posso chiudere, sì? Sì. Perché se famo un'escursione partendo la mattina è meglio. Almeno siamo più tempo. Vabbè, però qui mi dico talmente vicino, qui. Ci vuole questa falla. Grotte di Santa Sperandia, la Roccaccia. La Roccaccia. C'è una freccia che indica di là. Allora, famo la strada oggi, no? Se la macchina è impraticabile, guarda. Pari stronzi di merda. Io. Vedi, sta la macchina chiede giù. Come chi te ci porta fin su dopo qui? Non è facile, capito? Un 4x4. Non è facile. L'altra volta con la macchina siamo arrivati fino laggiù, dove è lo spiazzale, lo spiazzaletto. Ma tanto per arrivare alla grotta dobbiamo per forza fare le scale. No! Come no? Oggi è una cosa diversa dal solito, no? Ma com'è possibile? La strada! La strada è impossibile. Questa. Ma la grotta proprio di Santa Sperandia. Ah, dopo c'è l'ultimo pezzo delle scalette, però siamo. Però le scalette è obbligatorie. Fine, sì. Vedi chi due hai giù sulla macchina. Noi quell'altra volta siamo arrivati sulla macchina fino a lì. Dopo abbiamo girato perché più giù era. Che macchina c'avevo l'altra volta? Da tema? Sì. Adesso ormai questa è 4 anni che non la cambio più sta macchina. Mai successa una cosa così? Mai successa. Quante le tenute te massimo le macchine? 2 anni? No, 6 mesi. 6 mesi a luna? 6 mesi a luna. Questa ha 4 anni, quasi 5 ormai, è a 330 e passa 1000 chilometri, come fa? Senti che profumo! De santità! Ah, La cava! Senti che rumori. Adesso stiamo al fianco della cava. Ma quella non è quella dell'altra volta. Come no? Quella che abbiamo visto l'altra volta, adesso due tavole. Oh, l'altra volta l'abbiamo lasciata qui la macchina, qui. Sì. Adesso stavolta invece di fare il solito percorso qui, andiamo giù da qua. Sei sicuro? Sì. Qui è proprio impraticabile qui. Qui c'è fenda su qui che ci vuole. Ci vuole un trattore. Qui è impraticabile. No, l'altra volta fino a qui. Qua giù non abbiamo mai affrontato il percorso con la macchina. Perché veramente azzardarsi andare giù qui. Giù ci vai pure, Se finisci i freni fino a andare giù. Pericoloso, dopo di in su non è possibile.
Vedi, noi non fare l'altra volta abbiamo visto quella là che cava la settimana passata. Fu una cosa diversa dal solito oggi. Guarda la vellutina. Te lo fai il presepio come tutti gli anni? Senza vellutina. Mm. Perché la vellutina l'avevo messa troppo degli anni 80. Te fa piagne? Sì. Pure a me. Invece lo fa, diciamo, senza... Stile 2000. Cusci non te fa piagne? Per affrontare una strada come questa, quindi cosa dici? Una 4x4, vabbè? Sì. Mai fatta questa qua in strada. Questa collega alla vasca dove che si lavava Santa Sperandia. Sì, sì. Ad esempio sono, ma ammette che fosse stata transitabile, ti incontravi due macchine, che facevi? Niente, forse o l'una o l'altra gli toccava a tornare indietro. Fai vedere su. Senti chi Natali anni 80, mamma mia. Ne sa dei anni 80 al massimo. I Natali quando eri piccoli che salutami a zia Ruota. Dai, con la ma. Sì. Ah. Sana ma sola la salutami. Senti. Sana ma sola. La rimetti 2 ore prima lì. Sì. Tutto è l'umido. Così cresce. Mamma mia. Che profumi la ma natura. Ma quella volta non la raccogliai al monumento, dopo si seccava naturalmente, no? Sì, si seccava. Si seccava e la mettevi lì nel presepio. La vellutina. E significava nel presepio con l'erba. Sì. Mi veniva bene col presepio. Adesso invece non c'ho manco la voglia da farlo. Pensa a te. Manco la voglia da fare il presepio, l'albero. Niente. Proprio niente. Invece non dovrebbe essere così. Guarda un po'. Una fionda. Oh, poi tagliata, eh? Una Y. È importante a fa. Questa l'hanno costruita sta strada quella volta. Sì. Beh, o male, vedi? L'hanno scavata nella roccia. No, dico. Lo scopo chissà qual era questa strada. Sto albero qui. La vellutina quella degli alberi è diversa. Guarda, ora quanto è bella! Guarda che colore verde smeraldo! Che spettacolo! Questa ne sa di. Fresca. De vasca grossa. Di quando mia madre ero piccolo mi faceva la vasca grossa. Cioè? Me lavava anche la vasca grossa. Perché ce n'è pure una piccola? C'aveva una mastella, quelle azzurre anni 80, che me lavava, che c'entravo tutto dentro. Ne sa di mastella. Non ne sa di Natali. Però te volevo dire, non c'ho voglia da fare il presepio, l'albero, niente. Perché? Perché sempre i soliti discorsi. Sì. Perché cosa fai? Però lo fo, se lo fo, lo fo per mio figlio. Sì. Per commemorare la nascita di Gesù, che è importantissimo. Allora, questa praticamente con oggi si chiude il discorso delle tre, i tre eremi cingolani,
delle novembre 2019 dedicato agli eremi di Cingoli, San Bonfilio, San Michele Arcangelo o Sant'Angelo e Santa Sperandia. Il futuro invece chissà cosa ci riserverà. Altri eremi. Boh. Sì. Boh, non lo so. Perché altri eremi, come hai detto tu, stanno verso Fabriano. E per arrivare là ci vuole il carburante a non finire. Sì. Quindi ci vuole anche un... una... ce n'è due nella zona di... una finanza ci vuole. Sì. Perché qui intorno, bene o male, ci si arriva. Sì. Due nella zona del Tolentino. Oh, qui adesso? Non mi ricordo più. Vado a destra. Mi pare che a destra. Eh sì, non era continuare laggiù. Qua già andando giù qua dici che siamo, non lo so perché non l'avevamo fatta mai, andando giù qua dici che già siamo nella vasca dove che si faceva il bagno la santa, può essere. Ah, vedi, perché dai, se no siamo andati troppo in giù. C'è un profumo buono particolare, lo senti? Oh, guarda che non è detto che questo profumo sia naturale, può anche essere soprannaturale. Guarda quanto è brutto a vedere una montagna tagliata, spacciata. Spaccata. C'è un profumo che in mezzo meglio di Giorgio Armani. Un po' naturale. Non è chimico. Oh, che bello. Una rassa pianta com'è stata tagliata. Quinta volta come fosse la prima, perché non mai stati qui. Vedi? C'è sempre qualche novità ogni volta, oh. Certo. Sempre. Io non sono andato mai per la strada, Gio. Manco io. Sempre per le scale. E poi pare che andiamo troppo in giù. Sì, manco pare che questa è la strada giusta. Mamma mia. Però se vede il burroli. Sì. Prendi conto, adesso ci siamo quasi che persi. Oh, è là la grotta, dov'è? Il burro sta là. Porca miseria, ragazzi. È là la croce.
La sto per il burro. Sì, allora la strada è quella. Penso che io, già basta che ti allontani una volta, te perdi, oh! Che bello! Ma quando andrà qua? Bacio tutto lì! Mamma mia! Ti rendi conto? Per forza questa collega là, o andiamo troppo in giù? Già mi fa gnignetta le gambe a me. Comunque veramente la montagna è bella, è bella, che fa ritrovare le potenzialità inespresso. Dillo bene. Dillo, no? Bene, che mica se sente niente da chi dietro. Vediamo qua, dai. Io non me la ricordavo così la strada, perché una volta l'abbiamo fatta a ritorno da strada, no? Non mi ricordavo più niente. Non mi ricordavo che era così. Vediamo se veramente troviamo la via. La via è qua? Il piazzale con la vasca? Volendo camminare nei boschi non finisci più, vedi c'è quel sentiero lì, c'è quell'altro là. Sì, sì. Ma io te volevo dire, Luca, sono stato verso le grotte del verso le grotte del Frassassi a Genga, no? Mi sono fermato prima che c'era un'altra grotta. E te non l'hai vista mai quella grotta lì, a fianco la strada. Oh, mi sono messo a fare un cammino, non finivo più. A me mi sa che è qui, È qui, sì. È qui, oh, vedi? È qui, sì. È qui, sì. Grazie Gesù. Oh, dov'è la vasca della Santa? Qui era. È irriconoscibile qui. Non si vede più niente. È più su. È là lì. Eccola! C'è l'acqua! È la prima volta che iniziamo l'escursione dalla vasca. Sì. Ah? Eh? La vasca. C'è l'acqua che. Oh, l'acqua è al massimo, perché vedi? Guardate fuori. Al massimo. Me poi ripiace, me mollo. Sì. Penna miseria gelata. L'acqua della Santa, dove si abbeverava Santa Sperandia. E dove ci si lavava pure, tutto. Te pensa d'inverno quando faceva freddo ci si lavava. Mamma mia, l'ha scaldata un po', ma dove la scaldava? L'ha scaldata, oh. Senti che roba. Dove, sentila. Dove la scaldava che non c'era manco un pentolino, niente. Come faceva a farsi il bagno qui? Per me se lo faceva solo d'estate il bagno, sennò si congelava. Perché d'inverno non si lavava. Perché il mammo si lavava d'inverno. No. Vabbè, che il mammo non è paragonabile a Santa Sperandia, però. Però il mammo usava lo spirito a 90 gradi, Santa sì, Sperandia mica ce l'aveva. Non c'è niente, no. Mamma mia. E poi questa qui l'ha scavata lì. L'ha scavata con le mani l'ha sue. L'ha scavata Salema. Salema? Sì, come fa? Salema e scalpelli. Ah, sono i scalpelli. Guarda come l'ha fatta precisa. Cioè se metteva dentro ci si appoggiava la schiena. Sì. Dopo chi scula all'acqua sicuro. Sicuro qui veniva giù l'acqua, sì. Che pace qui, oh, che pace. Oh. Grazie. È la prima volta. Oh, allora a posto, adesso ormai le abbiamo fatte tutte le strade, abbiamo parato pure. Che quindi vieni giù, c'è uno spiazzaletto che si divide in quattro, c'è la prima, poi sempre da tenere, sempre praticamente, sempre da tenere la destra e te porta qui. Sì. E finalmente c'è l'acqua. Finalmente. Oh, ti ricordi che un anno era su Carabita secca? Sì. Non è che perché ha piovuto ieri lì c'è l'acqua, no? Sicuramente ha sculato e ha riempito. Sì. Una volta pioveva sempre, poi. Guardate dove la Santa
si è fatta la sua vaschetta, penso che. E comunque era anche che era acqua piovana, una volta era qui, tutto era qui nell'acqua piovana, eh. Ti ricordi nelle ville romane che c'erano i tetti, no? Tutti spioventi, di modo che l'acqua si raccoglieva tutta nella vasca. Sì. E la usavano, perché una volta l'acqua piovana era come acqua del sorgente. Purissima. Certo. Mi dico com'è che c'è le piogge acqua. Adesso ci vogliono i depuratori. Allora l'acqua piovana è inquinata. Oh, qua la spelonca. Figolo. Le alto. Ci troviamo a Montacuto. Pensa tu. Te fa ride perché il Monte. Te l'altra volta no, hai detto la cava sta dall'altra. Perché ti eri confuso? Perché dicevi la cava la vedi dall'altra parte del monte. Quello che c'è da risolvere il problema. Però dopo abbiamo visto anche la croce. Infatti. Oh. Andiamo giù. Alla spelonca. E il cartello si è sbiavito tutto. Ancora c'è qualche lettura? Oh, passati dal 79 40 anni. 40 anni. Pare quelle lapidi di quei zombie vecchi, stravecchi. Sì. Non si vede quasi più niente. Conviene a leggerlo, sì. Prima che si scolorisce del tutto. Anno Domini 1971, no, sì, 1971, a perenne ricordo del settimo centenario del beato transito di Santa Sperandia, abbadessa al monastero delle monache benedettine e compatrona della città di Cingoli. I sacerdoti Don Primo Squadroni di Avenale e Don Nunzio Angeloni di Serralta, mossi da fede e da filiale devozione, vollero riportare questo specco del Monte Citona, ove Sperandia visse per lunghi anni. Aspetta un po', il Monte Citona. Allora non è Montacuto. Perché su internet c'è scritto Montacuto? Questo è il Monte Citona. Giusta osservazione. Cos'è? Dice le stronzate internet allora. Però io su qualche piantina ho letto anche Monte Acuto. Dovrebbe essere due monti vicini. Il monte questo dove è la roccaccia è Monte Acuto. Dove il picco dove c'è l'ex castello. Sì, 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 sì. Invece il monte questo qua, dove è le villette, Monte Citona. Ah, ho capito. Tu ero arrivato a lei. Monte Citona, ove Sperandia visse per lunghi anni, solitaria e penitente, e la vollero riportare alla dignità di sacello. Ha diretto i lavori l'architetto E. Bernardi. L'opera è stata finanziata dalla fattiva e generosa opera del signor Giovanni Carnevale di Pollenza, coadiuvato dai compaesani signori, Giacchè Enrico e Cacciamani Rinaldo, che fattosi pellegrino quest'uante, passò da fedele a fedele delle comunità familiari. L'artigiano signor Orlando Pascucci di Avenale ne curò la realizzazione pietra su pietra, con amore, fede e mezzi. I signori Passarelli Germano di Avenale e Apollinari Gino di Serralta, la ditta Bartoloni Livio di Cingoli, ne furono valenti coadiutori. Tanti altri della santa, tutti devoti suoi figli, si sono offerti volontari dando la mano d'opera gratuita. La nuova statua, opera del professor V. Ricottini S. San Severino, 26 agosto 1979.
E adesso entriamo nello Speco. In questo Speco del Monte Citona, ai primi albori del secolo XIII, visse solitaria e penitente Santa Sperandia, abbadessa delle monache benedettine di Cingoli, dal corpo incorrotto e flessibile dalla sua morte a 700 anni, 11 settembre 1976. Sì. Guarda che roba, quanto è ripido. E quella volta, quando non c'era le scalette, negli anni 60, poi c'era? C'era uno scivolo, uno forse. Uno scivolo, certo. Ma che ripido. Andavano giù scivolando sal sedere. Sicuro? Era troppo ripido. Oppure, dai, adesso stiamo a scherzare, ma oppure andavano giù in un sentiero molto ripido e non si sa, se attaccavano in i rami degli alberi. Perché se andavano giù scivolando, quando gli anni giù si sfrangellavano. Come il criceto. È vero, è vero. Riesciono a piedi, boom! Oppure sai, può essere, no? Sarà talmente ripido, avranno sicuramente attaccato una corda lassù, poi tenendosi dentro la corda veniva ne giù. Sa. Oh, però vieni qui ogni volta, sempre un'emozione, dai. Sì, guarda lì, guarda che roba. Che spettacolo. Oh, goccia l'acqua. Sì. Alinte, col masso nero, goccia. Dov'è che viene? Ah, là lì con le gocce, sì. Ah, là, sì, sì, io. Oh. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ehi, guarda un po', una sdraia anni 70. Un calzetto. Queste le sedie da bar. E queste invece le sedie del ziolino. Sì. Questo è il ziolino casa vecchia, ce l'ha, sì. Là tutto rotto, guarda che roba. Che schifo. Tutto tenuto male. Sì. Guarda i bidoni, io. È un macello qui. Sì. Non ci viene più nisciù. Oramai. C'è qualche lume che hai messo. Ecco la spelonca. Santa Rosalia. Santa Sperandia. To, fanno luce. Non è meglio la panca di legno. Fa vedere Gesù che porta la croce. Porta la pesante croce. Sì. Qualche luce mette le candele, vedi, quelle sì, elettroniche. Sì, ce l'ha messa qualcuno. Tu pensa chi ci dormia sopra sta roccia, chi? Sì. Chi ci dormia? Sì.
Mettete qui. Sì. Meditiamo un attimo. L'acqua. Qui non c'è, non ci va. Sì, però quello di qua qui. Meditiamo sul mistero di questa santa che ha voluto Dio. Guarda sul sasso, è vago dentro. È vuoto. C'è dei biglietti che ci hanno messo le persone. Sì. Vuole le grazie alle persone. Va su? Se ne entra? No, no. Anche qui c'è un sacco di moscerini. Zanzare che fanno le targopine in attesa della prossima estate per la pizzica alla gente. Sì. Sì. Comunque 700 anni. O no? O 800? Mille due. 800, perché 800 anni fa. Sì. Santa Sperandia è stata qui. Questo che cos'è se cacatelle lì? De sorci. Le ragnatelle sì che c'è, perché i ragni mangiano le zanzare che riesce a cosà. Tanto se ripare ne qui, perché qui chi è che li disturba? Non c'è il vento. È vero. Cos'è quella palla lì? Okay. Dov'è? È un uovo, quella palla lì. La devi toccare, stare i piedi? Aspetta, è una palla, c'è un timbro. È un pallò? È un pallò. Qualche due che non usa il pallò. Ma dentro che cazzo c'è dentro? È rotto. È un pallò, È un pallò che solo lo schiacci sicuramente. Chiediamo intercessione a Santa Sperandia per le nostre famiglie, per la salute dei nostri familiari terreni e per noi. Con Ave Maria, è un Padre nostro in gloria del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io dico una cosa. Io dicevo una cosa, volevo dire una cosa. Forse non ci rendiamo conto che tutti noi siamo pendati dall'altra parte, Ci rendiamo conto? No. Siamo pendati dall'altra parte. Come zio Mario diceva, trapasseremo, quando trapasseremo? Zio Lino diceva, anche lui quando diceva, trapasseremo. L'acqua viene giù qui. Zio Lino diceva, quando trapasseremo da questa vita alla vita eterna. Ma qui non è acqua piovana. Cioè non è che viene da fuori, capito? Che poi quella di fuori uno può capire che è una cosa che viene sì. Che ha scapiuto, viene giù. Invece questa è acqua di roccia. Di roccia, quindi praticamente vuol dire che questa roccia dentro cioè, è vuota e viene giù l'acqua, ti rendi conto? Sì. Ma se ancora c'è l'acqua, no?
L'acqua è sinonimo di vita per il corpo, perché l'anima non è che c'ha bisogno di acqua, no? È il corpo che c'ha bisogno. L'anima c'ha bisogno dell'acqua che zampilla in eterno, l'acqua di Gesù. Però quest'acqua qui, questo è il corpo che c'ha bisogno di quest'acqua qui. Esatto. Ma se ancora l'acqua zampilla, è un controsenso la morte. C'è tutto un controsenso, eppure esiste. C'è la morte, ma c'è però... l'acqua per la vita, però contemporaneamente c'è la morte del corpo. Sì, però c'è la morte del corpo voluta dal demonio, da Adamo ed Eva. Se Adamo ed Eva non peccavano, non c'era la morte del corpo. E grazie a Gesù che ha sconfitto la morte. Non è mai successo con l'altra volta che veniva giù l'acqua da qui. No. Ma mentre si sta avvicinando la fine del tutto, viene giù l'acqua. Nel pieno della siccità viene giù l'acqua. Sì. E queste goccioline qui piccole piccole, come se fosse Dio che ci stesse salutando. Con le goccioline. Ciao Matteo, ciao Luca, siamo le goccioline d'acqua. Mandate dal creatore attraverso la roccia. Cosa ci vuole di Dio attraverso queste goccioline? Ci vuole dire che lui è l'acqua che zampilla in eterno, è l'acqua che non passa mai, che te a beveri e non c'hai più sete. Vedi, pare tutte goccioline, se uno sotto ci metti una mastella, nel giro di poco si riempie. Sì, te a beveri. Sì, sì, guarda, sei tutto mollo. Tu pensa a Santa Sperandia, quanto avrà bevuto dentro qui? Mamma mia, ma poco l'altro c'era molto di più di roba che di sorgenti zampillanti. Come la metti? Quella volta forse invece dei goccioline veniva giù proprio il filo d'acqua continuo. Sicuramente sarà stato lì. Sì. No, adesso c'è meraviglia, siccome che siamo nel pieno della siccità, c'è meraviglia pure due goccette così. Che una volta magari quando c'erano tutte sorgenti dappertutto, due gocce così, manco ci facevi ne caso. Apposta. No, adesso c'è basta due goccette e già. Vedevo... Già, pare che sia così, sì. Guarda te. Io tante volte vado a sistemare la tomba di Carla Zichetti, la tomba del zio Mario, la tomba di zia Dalila. Vedi lì che andava giù l'acqua lì? Sì, quella ce l'hanno fatto l'uomo. Però perché? Perché c'era l'acqua. Perché c'era l'acqua, cioè ce l'ha fatto loro, perché sennò andava a finire nella chiesetta. No? Invece lei si cita totale. Sì. Allora sì. Te voglio dire, io che sistemo se tombe. Mi viene in mente, dico, ma quando io ci starò? Io dal posto di questi. Quando io sarò al posto di questi? Chi sistemerà la mia tomba? No, quello... Ma quello non ci pensi? Quello cosa me ne frega. Ma quando io, il corpo mio sarà sottoterra. C'avrei a Gabriele che piangerà disperato. Ma a parte quello, l'anima... Si è staccata dal corpo. A parte quello che non te ne frega, perché ce l'è. Cioè, me frega. Ah, sì. Te frega, eh. Però mi dispiace. Sì, però. Mi dispiace, ma però tanto siamo tutti. E dopo lui, dopo lo stesso, i figli penseranno un domani io ci starò sotto qui. Apposta. Come quando è morto nonno Basì, i figli ancora stavano tutti bene e non pensavano che prima o poi uno alla volta hanno fatto tutti la fine del padre, capito? E già zio Mario c'è andato, ha fatta. Adesso chi toccherà? No, pensano magari, no? Loro perché tanti fratelli. Se uno figlio unico, dice a posto, non ci pensa, cioè diretto, senza... Sì, ma... A parte quello, voglio dire, no? Ci pensiamo noi alla nostra morte. I figli dopo corporea, penseranno, prima vedi morire i nonni, poi vedi morire i genitori, poi alla fine devi morire pure tu. E quindi? Cioè, pensiamo noi che dovevano finire sotto? E non obesivo, quella volta no, io sotto non ci voglio andare a finire, voglio andare nel fornetto. Come se fosse stato meglio, capito? Perché? Pensavo, perché cucino lo pistava. Perché il cimitero è pieno dei fornetti, non è libertà della città? Perché tutti questo coso per non essere, non voleva nessuno essere pistato, tutti i fornetti, nessuno voleva essere pistato. Invece il zio tutta la terra voleva andare. Zio voleva essere. Zio però è stata una cosa con, in linea con quello che faceva in vita. In vita andava a buttarsi il telefono e a far bagno
E quindi era normale che da morto voleva essere pistato, no? Esatto. Povero zio. Però noi che stiamo a scherzare sarcasticamente su ste cose, ci deve far riflettere un po', che la nostra vita non è questa vita, non è finita qui, ma continuerà nell'aldilà, nella vita eterna, che ci sono stati i santi, c'è stata Santa Sperandia e c'è andata a finire. Santa Sperandia adesso sta in paradiso, mica sta qui morta, sepolta e agli ossi, e... giusto? Sì, però vedo, mentre il corpo è incorrotto, nel senso, è flessibile, cioè te di solito morto, dopo un giorno che muore diventi teso come un bastone. Sì. Invece lei dopo 700 anni che è morta ancora è flessibile. Mamma mia. E la tiri sul braccio e non si rompe, è flessibile. Pensa tu che roba. Quindi, quindi i miracoli li vedi pure nei corpi dei santi. Perché è stata intoccata dal peccato. Pensa a te. Mamma mia. E lo stesso Padre Pio, che è stato uno, è stato uno degli ultimi che è stata fatta la ricognizione, no? I resti mortali. I santi hanno questo dono che quando muore nei corpi rimane flessibili. Non diventano duri come un bastone, come un legno. Coloro invece che fanno peccato, cioè maggio tutti, il 99%. Il 99% rimane come i bastoni, come i gatti, diventano delle plastiche. Dopo li brucine. Li brucine. Si diventa come i gatti. Sì. Induriti, di plastica. Sì. Cerchiamo da volerci bene invece. Comunque, il discorso che una volta, perché non era ammessa la cremazione, no? La cremazione, no? Nella cultura cattolica non era ammessa per questo motivo lì, perché mentre uno moriva, no? Moriva in fama di santità, moriva come Santa Sperandia, no? Sotteravano. Sotteravano. Dopo un po' di anni veniva fatta la riesumazione, no? Che dovevano vedere com'era. Se uno veniva bruciato, cosa trovai più? Non sapevi se il corpo era rotto o no. Se dopo te, dopo 50 anni, ti eri fuori morto da sottoterra, vedevi che il corpo ancora era intatto, scoprivi che era santo. Sa. Con la cremazione, se bruciavi tutto, non te ne accorgevi più. E quella volta apposta non era praticata la cremazione qui da noi. Se te vedi tutti i cimiteri vecchi e tutti gente che oltre il Forneto sottoterra, ma non venivano i cremati. Te, Luca, te vuoi cremare? No. No. Manco io. La cremazione io adesso, vedo, no? Io l'ho detto. La chiesa adesso, sai perché l'ha ammessa la cremazione? No. L'ha ammessa perché i cimiteri non diventano troppo grossi. Ho capito, io avevo detto l'altra volta che a me piaceva che mio figlio mi mette un'ampolla dentro casa. Però dopo ci ho pensato, non voglio essere cremato. A te l'altra volta avevi... Sì, avevo detto così. Dentro casa un po'. Dentro casa, come zio Gustì. Ho capito. Cosa che invece la Chiesa si è espressa per la cremazione, ma comunque sempre al cimitero. Ah. Non dentro casa, dice non è bene tenere i morti dentro casa. Ho capito, però del morto c'è rimasto tanto poco. Sì. Che dice, ma apposta la gente se lo tiene dentro casa, perché dice, mica mi tengo una salma, tengo un cassettino. Una cassetta, un'ampolla. Adesso, senza tanti discorsi, no, dimo un intercessione. Allora te adesso che hai cambiato opinione, E come vuoi andare sottoterra, come nonno Basilici, non voglio essere pistato dalla gente o andare sopra? Oppure come zio Mario, io voglio essere pistato, voglio andare sotto. In com'è? Sì, io in com'è c'è sempre per ridere il discorso, no? Sì. Porca miseria. Lui perché come la pensava la morte? Nonno già diceva paura della morte, nonno così mi ricordo, non è che piaceva tanto. Zio Mario diceva che quando con la morte lui avrebbe visto gli alieni. Perché si credeva che gli angeli sono gli alieni. E non vedeva allora. Da vedere, da incontrarli.
Comunque adesso dimo un'intercessione a Santa Sperandia e andiamo via, perché sennò si fa notte. Sì, dai. Di insomma con le scale. Eh sì. O Santa Sperandia. O Santa Sperandia. Aiutaci tu. Proteggici. Proteggici. Illumina le nostre famiglie. Illumina le nostre famiglie. Volevo dire, per la salute dei nostri genitori. Per la salute dei nostri genitori. Prolunga la salute dei nostri genitori fino a 100 anni. Prolunga la salute dei nostri genitori fino a 100 anni. E la nostra salute. E la nostra salute fino... Fino a quanto vuoi. A 100 anni. No, basta che prolunga la salute. Chiediamo il prolungamento della salute fino al massimo. Fino a che non si muore. 120 anni. No, fino a che all'ultimo stadio, capito, di vita, che ci sia la salute. Non, a non vedere persone a tribulare, che non si tribuli. Già vediamo tribulare adesso, già. Già, e le nostre madri tribulano troppo. Chiediamo a Santa Sperandia da non farle tribulare. Santa Sperandia non le fa tribulare le nostre madri. Le nostre madri, i nostri terreni. Genitori, i nostri padri terreni. Perché è tanto brutta la vecchiaia la tribolazione. Grazie Santa Grazie Sperandia. Grazie Santa Sperandia, confidiamo in te. Che ci confidiamo in Gesù, però chiediamo intercessione a te. Ma Santa Sperandia, cos'è quello lì, un fiore lì? Una pianta, cos'era? Ha delle foglie. Pare delle foglie? Non è. Apposta, dai, potremmo pure andare via. Dai. Sì. Però è bello per noi stare qui. Ho capito Luca, però tanto se fa notte non andiamo. Questa è finita. Vedi che è una pezza. Sì, peggio. Questa ancora. Quella tua ancora ci sta. Però dai, quello che dovevi fare l'abbiamo fatto. Sì. Lo speco, la spelonga. De Santa Sperandia. Lì chissà quant'acqua ci andava ciò, guarda lì. La roccia. Porca miseria. La chiesetta mi sa che c'è stata fatta nei quei anni lì. 40 anni fa. Tu, cos'è che hai fatto? Io. No, sì. La panca. Beh, non viene un giorno nessuno. Sto da chiesa. No, chi vuole venire giù? La chiesetta è stata fatta. Prima era tutto aperto qui, no? Dava su il monte. Ah, vediamo un po' il monte. No, prima che notte, vediamo il monte di Sant'Angelo, l'eremo di Sant'Angelo se si vede. Come famo? Santa Sperandia. Buttiamo per la chiesetta. Gesù, confido in te, ora e sempre. Ecco la Santa Sperandia. Porta in mano i doni della terra. Luca, regrappoli due. L'avevamo detto l'altra volta. Sì. Però è andato persa la Santa Sperandia. Il nome. Oh, qualcuno comunque ce l'ha messo i lumini, vedi? La maggior parte non funziona. Vieni un po', se uno spegni.
Oh, pure a me comincia a far roscio. Questo è finito. Questo è cotto. Questo funziona. Questo funziona. Qualcuno, questo è nuovo, pare, oh. Mm. Ce l'ha portato adesso per il mese di novembre. Guarda lì, hanno attaccato due caramelle. Che cavolata. Che cavolata. Tutti questi con Santa Sperandia. Mm. Tutti vogliono una grazia. Santa Sperandia, vorrei che tu non faresti morire nessuno. Cos'è? Quelle stesse robe che vuole tu, no? Tutti vogliono nella vita. Su questa terra pare che le fa morilia. Che cavolata, che razza. Sperandia, che... prega per noi, proteggi le nostre genitori in questo percorso di vita. Però, le stesse cose che abbiamo detto, no? Sì, però quella là non fa morire a nessuno, pare che fa morilia. Infatti, oppure che lei ha il potere che non fa morire le persone. Santa Sperandia, questo è il crocifisso di Treia. Sì, sì, come fa lì? Non c'ha sto potere. No, mica Dio. Mm. Andiamo un po', che no. Vediamo il santo qua. È notte. San Michele Arcangelo. Ello. Due. Ah, sì. Ello lì, oh. Col muro. È vero, è vero. Che c'è che... Allora, tutte quelle altre volte, no? Potevi pensare che lì c'era un eremo. Che ci sei apparso San Michele Arcangelo. Sì. Allora, quella cava lì sì. È un'altra rispetto a quella che abbiamo visto da San Michele, perché da San Michele la cava sta dall'altra parte di qua. C'hai ragione. Vero? Sì. Quella invece sta dietro al monte di San Michele Arcangelo, dietro là. C'hai ragione. Vero? E invece quella lì, chi dietro non si vede. Oh, questo è uno stronzo del merda fresco fresco, Dai! Guarda! Chi ce l'ha fatto? È nero, eh! Un animale... Un animale che si è ficcato dentro chi? Andiamo, va! No! Ah, le sedie del ziolino le lasciamo lì fino a... sì. Aspetta, chiudiamo il cancello! Abbiamo finito pure oggi. Dio onnipotente ed eterno, in onore di Santa Sperandia, che qui fece penitenza intorno all'anno 1226 e santificò questo luogo con la sua condotta di vita, i devoti dedicano con perenne devozione 21/5/1936. Ignoti vandali nell'anno 2005 fecero rilevanti danni a tutto ciò che esisteva. Come sempre. Sì. Tanto per cambiare. Sì. Vamo. Dono della signora Giannandrea Fiorina. In questo masso dormiva la santa. Allora, questo è stato come fosse cancellato. Quindi questo una volta stava da qualche parte qua. È un masso che è... qual è? Boh. L'hanno messo qui. Però prima originariamente non stava qui, stava dentro là. E allora qui non cosa c'è sta a fa? Infatti. Aio. Dono dei signori, dono, vedi questo pure, no? Questo l'hanno messo qui, ma prima non stava qui originariamente. Deve essere che c'era qualcosa... di diverso che adesso non c'è più. Sì, è stato distrutto, capito? È vero, è vero.
Luca, oh, dono dei signori qui è rosce, Giovanni di Pollenza, è rosce, Apollinati Gino di Seralta, Pirini Enzo di Treia, 26 agosto 1979, ricordo dell'operosità di Enrico Grioni. Oh, andiamo su. No, dico, rimaniamo senza luce. Guarda qui, oh, che spreco. Mamma mia. Andiamo, andiamo, dai. Sì, no. Noi la prima volta ci siamo stati... Quando ci siamo stati? Prima o dopo del 2005? Ah, la prima volta. Mi sa che... Non mi ricordo com'era. Ci siamo stati prima. Non è che ci siamo nudi pure con Cristi anche una volta che c'era la neve, sarà tempra, no? E na miseo, quanto è faticoso. Fortuna che c'è l'aria buona. Eh? Oh. Jonathan, come sta? Beh, ecco la croce. Adesso andremo lì da Jonathan. Da nostro cugino. Oh, chi se scivola, eh? Se va giù, cascamo giù come per le mizie. Vuoi andare su? Sì. Oh, eccola la croce. Era illuminata una volta. Ma c'è un cavo elettrico? Forse sì. Ah, ella va la cava. Ecco, infatti quello volevo dire. Eccola. La cava da sto lato del monte qua, vedi? Sì. E l'eremo è lui lì in mezzo? E no, da quell'eremo del Sant'Angelo. Vedemi quella cava qua. Gesù! Non fa l'eco. Oh! Poco. Un po'. Il Monte San Vicino. Dov'è che siamo stati io e te lassù sopra? Che bello. Chissà quanto stiamo in alto qui. Gesù! Si ha fatto l'eco? Sì. Senteso Gesù! Gesù! Dai, dimmelo forte di te. Gesù! Adesso, oh! Ti imploriamo, Gesù! Oh! Gesù! Oh, Gesù lo ripete tutto, eh? Perché conta. Tutto, eh? Gesù significa colui che salva. Dio! Dio! Dio è troppo nominato. Dio è troppo nominato. Troppo nominato nelle bestemmie. E poi Dio lo dice tutti. E poi Dio, quale Dio? Quale Dio, eh? Invece Gesù è onnipotente. È onnipotente. Gesù misericordioso. Oppure il Padre! I padri c'è tanti terreni, niente, Gesù. Gesù e basta. Sì, non c'è niente da fare. Gesù! Fammi una foto, va. Oh, qual è allora sto monte acuto e monte... Fammi una foto, Luca, se no si fa notte, così. Lì, fermati. Con la cava.
La strada dell'eremo. Ah, la cava raggiù. Ah, su lì. È rimi bassi, eh? Infatti, quello è basso d'eremo. Sì. Parea tanto alto laggiù. E invece al confronto di chi? Qui è. Vedi, per venire qui devi dall'alto scende. Sì. Invece per andare lì sali dal basso. Che bello quassù. Quindi c'è due cave, una da fronte all'eremo di Sant'Angelo e un'altra da fronte all'eremo di Santa Sperandia. Ce n'è pure una là dietro, mi pare, che notte non si vede più. Sì, sì, ce n'è. Tre allora. Oh, iniziamo allora la salita. Andiamo un po' su. Ma da qui quante ce n'è? 1000 di scale? 1000! Un po' su adesso qui. Iniziamo, dai! C'è poco da vedere, mi sa. Non so. Si vede, guarda un po'. Sì? Un po' sì. Chi sta di usare i piloni della ferrovia? Sì. Tanto adesso li fanno prefabbricati. Guardate, ci vengono armati. C'è un pezzo, non è tutte scale, c'è un pezzo pure del sentiero. Con questo. Io non l'ho fatta mai a vedere il corpo di Santa Sperandia. Cioè? Non sono mai al santuario? Eppure con Ziolino sì. Io no. Perché con Ziolino sei venuto qui? A 500 per vedere il santuario. Però quassù mai? No, non ci penso. Mi ne fregazzi io. Ma non so, se sapeva l'esistenza di questo posto. Capisci? Sì. Oh, è 5 minuti ancora che stiamo andando su. E già si è finito. Perché te? Io pure. Non finiamo più. Se non c'erano le scale? Una volta anche con loro se ne faremmo fatta qui. Se non c'era la scala devi fare la strada. Secondo te Loris cosa ci ha avuto verso i miei confronti? L'odio. L'odio? Madonna, cosa io ho fatto? Te l'ha detto lui? No. Ah. Non si è fatto più sentire. Troppi ce ne stati. Però c'è da dire che la cosa è reciproca. Sì. Non l'odio, Non ci siamo fatti sentire nessuno dei due. Infatti. Lui un poliziotto, io personaggio pubblico, non voleva che per privacy lo citavo. E allora non si è fatto vedere più. Infatti. Ecco loro che ritenevo amici. Per la privacy se nascono però mica si vede più niente. No, non vedevo ancora. Questi non vedono più niente. No. Voilà.
Ora lì ce n'è, se non è 1000 le scale, poco ci manca. 860. Davvero? Allora c'è durine pagà coloro che volevano vedere la spelonca. Già non ti ha pagato con l'uomo quella volta. Con l'uomo ci ha pagato quella volta. Ma lei ha fatto lo sforzo un'altra volta. Ed è gratis. Certo, noi lo famo per noi. Però, te voglio dire, con tutto lo sforzo e il sacrificio che abbiamo fatto, andarissimo pagati. Antichi, per poco ci viene pure l'infarto. Rischiamo da diventare zombie per venire giù. Ne la fai più? No. Povero Luke. Com'è quassù? Quanto manca? Mica si vede niente. Dovrebbe essere finito, dai. Lo so, mi sa che finisce lì. Oh, farà 5 gradi quassù, pare che ne fa 30 di quanto c'ho caldo. Te c'è caldo? Guarda che roba, che bullo della ferrovia. È finite le scale. Eh? 40 anni fa ha fatto scala qui. Sì. 40 anni fa erano i più forti la gente. Oh, noi la prima volta che siamo venuti c'era solo 20 anni sta scala. Sì. 20 anni fa. Perché pensavo che ci siamo venuti nel 99. Quegli anni lì, 20 anni fa, eh? Apposta se fa sentire la respirazione faticosa. Sì, perché già è finita? È finita, e come già? Già, non finire più. Ma dove vai? Ah, ma te quant'è qui? Un chilometro? Da qui alla macchina? No, 2 minuti. Ci siamo invecchiati davvero. Sì. Poveri noi. Per me mi giù i notti al massimo quando sono venuto la prima volta, oh. Te andai su come una scheggia. Sì. E invece io curio. Ma no. Io curio già ero sulla macchina. Sì, oh, mi ricordo, E invece te guardate lì. Mi ricordo quella volta che sei venuto su prima, la macchina, sei venuto giù con la mia giornata, piace lì. Sì. E no, ancora invece piano piano venivi su. Invece te non la fa state dietro. Sì. Mamma mia, che agilità quella volta. Mamma tua, come ci siamo ridotti. Adesso fa in tempo andare alla roccaccia o no? Chi ne va? Notte, queste fra poco stanno sul punto da spegnersi, Poco sapete ne questi qui? Niente. Mica potremmo documentare. Ah, è vero. A parte che 4 prendelli de muro, che c'è rimasti, non è più niente. Andiamo fino al crocifisso almeno. Vabbè.
Hai sudato? No. Io sarà che c'ho il pigiama sotto. Ah. Oh. C'ho il pigiama felpato. Qua su è giorno, eh. Gesù! Qui non fa l'eco. Vedi, dovrebbe essere, no? Là sopra là è Monte Citona, vedi dove è l'antenna? E questo qua dove è le mura è Monte Acuto. Ho capito. Allora andiamo a salutare Gesù, dai, alla statua di Gesù crocifisso. E in due la macchina è Monte Acuto. Sì. No, qui ancora è Monte Citona, eh. Qui è Monte Citona. Fino al crocifisso è Monte Citona, da dietro è Monte Acuto. Siamo stati pure qui. È quasi giunta alla fine di questa trilogia. Sì. Ti ricordi la trilogia del 98? No, 2008, cosa dirò? 2008, eh. Il 2008, però è passati... 10 anni. 10 anni, eh. Mamma mia. Quanto quella volta, contentissimo eri tu, eri. Certo. Non c'avevo tutti questi casini che c'ho adesso. Ah. Non pensavo che me si formassero. Andiamo diretti da Gesù. Sì, sì. La luna la vedi? Io non la vedo. Non c'è la luna. C'è 2 stelle e basta. No. Gesù! Periodo di luna calante, nuova, quindi non illumina niente, inutile andare là. Sì, sì. Gesù, aiutaci, proteggici, liberaci dal male. Gesù, facci risorgere in te. Tu che hai patito la passione vivente. Per le tue sante piaghe proteggici Gesù, liberaci Gesù, guariscici Gesù. Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ora le sudi! Hai detto che non sudavi? Dove? Guarda che roba! Porca miseria! Le gocce! Ma queste... giù le gocce come Santa Sperandia, la grotta! Le gocce della grotta! Dove hai? Ah. Oh.
Ma te zoom con la stella, no? O col pianeta? Fa un po' vedere un attimo. Stanno nelle case lassù veramente, nei quelle luci? Sì. Andiamo via, se no ci chiamano in una pattuglia. Sì, sì. Vede nelle luci, rompe i coglioni dopo. Può essere pure, sa? Che dice quelli adesso aspettano che sia notte per andare a rubare, capito? Sì. Andiamo via che ci conviene. Sì, sì. A parte che cosa ci sarà mai in queste case? In queste case di villeggiatura non c'è niente. Però mi sa che quella non è di villeggiatura. No? Cosa te villeggi lì? Ma questa è di casa lì, stai di casa, beh. Camperanne di rendita, cosa so? Vedi che c'è uno con la luce che spia da sopra? Sì. Ci andiamo a cercare i guai. Più di quelli che c'è. Namo che ci conviene, va. Il corpo invece incorrotto di Santa Sperandia c'è modo da vederlo, no? Ci sarà modo. Quando c'è la chiesa aperta. È sempre chiusa. È sempre chiusa, infatti tutto quello che ci siamo andati è sempre chiusa. Finito tutto? Sì. Pure oggi? È finita la trilogia. Dov'è? Non puoi dire? Li vedi tutti impannati? Forse perché qua su è freddo. Sì. Quanto fa? Te segno quanto fa. Ah, non ti ho detto se terminami è lì. Terminami lì la registrazione? No. Troppo bello terminare lì, deve essere pallosa la registrazione. Giusto, è vero. Allora fammene la giacchettina. Dai. Prima la partita. Perché per esempio a di Gesù forte, no? Se questi quassù si accorgevene, potevano chiamare i carabinieri. Sì. Dicevano qui c'è cioè, dei matti, venivano e c'erano le camicie di forza. Sì. Cosa che una volta, no? Se un eremita stava quassù, chi si rifiutava? Infatti che veniva le guardie o quelli che c'era quella volta. Infatti. Sì. E poi a parte che non c'era le strade che c'era. Che venivano quei cavalli per andare a trovare, c'era se la fa, che se ne frega. Quella volta le città c'avevano nelle mura, quando era una certa ora, chiudevano le porte che fuori sì, c'era sì. Dentro. È apposta, invece no? Adesso no, adesso te anche di notte, le 2-3 di notte, poi venire un elicottero con le luci, dice. Cioè è tutto diverso. Tutto diverso, non puoi fare niente. Non puoi fare più niente adesso, robe di pazzie, capito? Aspettiamo che si spanna? Non lo so se si è spannato, accende i fanali, vedi un po'. Qui vedi, qui c'è. Comunque andiamo. Sta con il condizionatore va via tutto. Di solito, eh. Basta che eviti le buche. Sì. Sì.
è meglio, più pallosa è e meglio è la registrazione. Sì, sì. Lo sai che stamattina io mi sono svegliato dopo che ho sognato una roba brutta per me. No, ho sognato che una donna di un'agenzia matrimoniale. No, un'agenzia di musica, musicale. Ah. M'aveva dato la possibilità di diventare famoso. Ah. Pensa tu. Pensa te. E dopo? Nel sogno che hai fatto? E niente, dopo mi sono svegliato. Niente, è finito lì. C'avevo successo, no? Sì. Avevo avuto molto successo del suo sogno. E mi sono svegliato, sono dovuto andare al cesso. Capito? Una donna dell'agenzia, pensa. Buca. Ma quassù, dico io, no? Siamo in mezzo alla montagna. Pustà che non c'è i cinghiali, non c'è niente, non c'è una volpe. Pustà che non vediamo mai niente. Perché non è che ti viene incontro loro, se ve fuggene le volpi quando vede un uomo. Ho capito, ma tante persone mi dicono, io ho incrociato una volpe, c'erano i cinghiali, addirittura per strada, io non vedo niente, non c'è niente, ma da nessuna parte. O fuggene sempre quando passo io. A posto. Cos'è? 8 gradi. Adesso è l'aria che spanna. 8 gradi di fuori, esterni. Cosa possiamo dire adesso? Sanghere profondissime. Abbiamo finito tutto allora. Siamo alla fine. Alla fine l'abbiamo capita. Però abbiamo finito tutto proprio, tutta la giornata è finito. Sì. Ho ricevuto un pacco oggi. Adesso mi è venuto in mente. Pensa, dopo tutto questo tempo. Dopo tutto questo tempo ho ricevuto un pacco. No, ma era l'estate. Aspetta, Pasqua dell'anno scorso. Mamma mia. Da Pasqua dell'anno scorso ho ricevuto un pacco da parte di Cristina Betti. Che lo posso dire perché lei non c'ha problemi. E poi ho ricevuto un pensiero da parte di Alessandra col marito, capito? E domani scarto il pacco. Perché? Perché c'ha piacere, mi sa, che faccio l'unboxing. Che faccio, capito, che fa vedere cos'è. Sì. C'ha piacere, mi sa. Anche se la roba che se io ricevo ogni morte di papa un pacco, me lo dovrei tenere per me, cazzi mia. Invece? Invece dopo però le persone giustamente è contente da vedere condiviso. Ah. È pure giusto. Sì. E io lo condivido. Tanto non c'ho niente da nascondere. Quindi voglio dire, il sudore non è collegato alla temperatura. Perché dice uno è caldo, sudi. Però se uno fa una faccenda anche freddo, sudi lo stesso.
E sa, te sei sforzato, sei stato sotto sforzo. E quindi il sudore da cosa dipende? Dipende dallo sforzo. Dallo sforzo. Ah, c'è cioè anche il sudore del caldo, però anche da quanto fatichi, sì. Io per esempio c'ho la fabbrica, di quanto faticavo, sudavo, di anche... fuori era freddo, andavo oltre in maglietta corta, non mi faceva niente. Sudavo a gronde, faticavo a rotta di collo. Sì, infatti. Ma è che non fo un cazzo, non fo, non sudo, niente. Dimmelo chiaro. Mi do da fa qualcosa a casa, ai genitori e tutto. Però fai un cazzo. Però ormai, voglio dire... Ormai i tempi della fabbrica è lontani, di quando ti sforzai come una bestia. I tempi della fabbrica 2010 è lontani. Sì. Anche se dopo è stati ancora una volta, si è dimostrato. Allora quella volta ai tempi della vera trilogia, quella della 126. Faticavi quella volta? È un altro po', se faticavo. Lo pubblicate pure per il padrone. I video. Pensate. Tutto a gratis, Poi lo sai, lo sapevi. Sì, sì. Poi però chi è che ci sta a guardare mica lo sa. Tutte le volte è una continua sconfitta, bisogna sempre dire sempre le stesse cose. Sì. Poi non può fregare meno di ciò, sai. C'è una zazzaretta c'è da dentro qui. Però visto che c'è sì te, che interessa la gente. Dopo te poi mi fai delle domande tra bocchette e alla gente interessa pure di più. Perché tra bocchette te le fa? Tra bocchette per vedere cosa rispondo. Ah! Te cosa rispondi? Non mi hai detto niente tra bocchette. Io rispondo come se fosse tra me e te, un dialogo tra me e te, invece io dovrei capire che i cazzi miei non li devo dire. Ah, ecco, capito. Te li devo dire solo a te quando... Fuori onda. Adesso il fatto lavorativo è stato detto, che ormai l'ho detto, cosa me frega a me. Sì. Tanto è risaputo, no? Risaputo lavorativamente, c'ho tanti progetti e invece tutti a puttane da definire. Quindi tutti questi progetti che c'hai quella volta, no? Con tutti i progetti lavorativi che c'hai, andiamo a finire tutti questi progetti che c'hai. Mi sa che conviene che non parli in dialetto, perché sennò non ti capisce nella gente. I progetti dei lavorativi, c'è un sacco di progetti con la voce del lavoro. Certo, mi stati fatti i progetti. I progetti che con YouTube ci campavi, c'era i progetti. Registravi a rotta de collo tutti i giorni, caricavi video questo è un discorso vecchio che abbiamo affrontato un'altra volta, dai. Da una spelonca di una santa andà a finire non ci dice per niente. Non ci dice per niente. No. Però i progetti più che YouTube erano risparmio virtuoso. Ah, ecco i progetti. Quelli erano progetti belli e buoni e c'avevano un futuro. Invece manco quelli sono stati superati. C'è più i vecchi per Barbie? Fan puele, giocano a carte. Questo campa con quattro vecchi sto bar, sennò come fanno davanti qui un bar? Certo. Andati via. Tutto un bannato. Ma cos'è sul rumore? È la ventola. Ah, la ventola. Ma allora cos'è che ti stavo per dire? Non mi ricordo più adesso, andavo via di testa. Cosa dicevo? Che te c'avevi un sacco di progetti lavorativi, prima era YouTube. Prima YouTube. Era quasi come fosse un lavoro, cioè doveva diventare un lavoro. Perché ce n'erano tanti YouTube, ma adesso sai che c'è il nuovo modo, la nuova tendenza? No. L'influencer.
Cos'è? L'influencer. Chi è ese influencer? Che la guadagni solo su Instagram, la maggior parte della gente. È vero, è vero. È nata Instagram, vedo. Sì, sì. Perché Instagram, le foto e qualche commento breve, veloce, capito? Cioè, la gente non c'ha più tempo di stare a guardare un video lungo 4 ore, 3 ore. I nostri in media 3 ore. 3 ore, chi ne frega? Non vedo. E il grosso adesso si sviluppa sui video di qualche minuto. Foto. È vero. Allora adesso venite su Instagram adesso, no? C'è la gente che pubblica centinaia di foto. Sì, però oggi ho visto le guardine con macchinetta. Oggi ho visto e guadagnano un sacco di soldi. Oggi ho visto una notizia eclatante, Luca. Di una ragazza con i cigli molto folti. Finti o veri? Sicuramente finti. Con il piercing nel naso e nella bocca. Sì. Morta ammazzata, si è ammazzata, si è suicidata, lo sai perché? No. Perché il ragazzo suo l'ha rovinata. Lei gli ha scritto: ragazzo, mi hai rovinata. Perché lui ha messo su Instagram le foto di lei nuda mentre faceva rapporto sessuale. E si è ammazzata. Ma ti rendi conto tu cosa c'è? Ci rendiamo conto? Tu sei mondati a finire. Su Instagram ci puoi mettere tutto, non te censura niente. YouTube tutto te censura? Tutto, YouTube è diventato proprio un bordello totale, te censura tutto, tutti i schemi, tutti schemi molto sofisticati. Sì? Sì, è diventato tutto complicato. Però te continui YouTube? YouTube. Ma tanto te lo continui ormai come solo un semplice coso? Lo utilizzi come messaggio, come evangelizzazione, esatto. Mica più come lavoro, non monetizzi più niente ormai, che te frega. Ma come lavoro è stato un anno e mezzo. Un anno e mezzo, sì. Un anno e mezzo mi fruttava. Dopo basta, se no tutti gli altri anni è tutta una rimessa. Tutta una rimessa, sì. È stato tutta una rimessa. Però allora, il prima, no, a te più che altro YouTube ti serviva, no? Non per guadagnare, ma per evitare costi. Perché prima facevi le duplicazioni. Prima io regalavo i video alla gente. Cioè prima te, anche se no dei video ne facevi magari uno al mese, no? Però li pubblicavo più di 1000 al mese. Te ne pubblicavi 1000 perché? Più di 1000 perché la trilogia quanti l'ho pubblicati? Cioè te dei video ne facevi pochi, uno al mese. La trilogia uno al mese l'abbiamo fatto, Sì, febbraio, marzo e aprile. Le pubblicazioni, uno al ogni mese. Video mi però, ecco, pubblicazioni. I video circa. Era pochi, però te ogni video lo duplicavi più di 1000 copie. A gratis. Poi dopo le spese di spedizione, le consegne che facevi, era un costo. Era un costo. YouTube ti permetteva con niente praticamente, no? De farlo vedere a tutti. Beh. È quello che te. Più che altro YouTube ti serviva per risparmiare, non per guadagnare. Sì. Non c'avevi più i costi di comprare i dischi vuoti, di stare lì a duplicare 1000 copie. Oh, ti rendi conto? Facevi sempre così, cava e mette. Se bloccavano tutti quei dischi. Porca miseria. La gente, te non controllavi se andavano bene o no, la gente non si vedeva più, ma ti rendi conto che un macello era. E poi la maggior parte di gente li buttavano via. Soldi buttati via, invece tu YouTube lo vedevi sotto sto punto di vista qui, allora, no, allora vabbè. Per me era una. E te te permetti, no? Fai un video io e te, lo può vedere tutto il mondo. Tutto il mondo. Tutto il mondo, quelli che conosce l'italiano. Per me. Perché dopo era una rivoluzione. Ecco. Invece adesso si è complicato tutto. Su YouTube. Non puoi fare niente che già te la banna. E poi fai una cazzata, te fai una pera, la fo io, dico una roba, non va bene, quell'altro non va bene, non va bene niente. Niente, capito? Niente. Ma allora ti ricordi, all'inizio dicevi cosa se può pubblicare i video, li può vedere tutti. Invece tu magari, no, prima te duplicavi i video, no? Facevi 1000 copie. 1000 copie le davi a chi pareva a te, qualcuno sì. Le mettevi in delle chiese. Sì, infatti. Però dopo queste 1000 non tutti lo guardavano e qualcuno lo buttava via, quelli che lo guardavano si bloccava, un macello. Un macello. Invece te pubblicandolo su YouTube c'erano delle persone che sconosciute che invece lo volevano vedere, lo vedevano. Senza che si bloccava. Sa. E quella era la bellezza di YouTube, capito? Sì.
Dopo invece te ti sei messo in testa che su YouTube, no, ti sei messo in testa, c'era la possibilità quella volta che ci guadagnava la gente. Sì, ma non è che mi ero messo in testa, lo sai cosa mi era successo? Siccome mi piavano e spunto dai video quelli giù il fiume per far capire un certo messaggio e l'hanno modificati a loro piacimento sì. A mio danno però, sì. A mio danno della mia persona, allora mi ha contattato un certo Max de Bologna, che saluto, non so se sta a guardare, non sta a guardare, è sparito dalla circolazione. Mi ha contattato su Max de Bologna, mi ha detto: io Matteo te voglio ripulire il tubo, te voglio ripulire tutto. Ti ripulisco tutto, basta che ti metti sotto di me come partnership. Allora io gli ho detto: vabbè, magari, anche se ci guadagni te, a me non mi frega niente, basta che me pulisci l'internet, perché era diventato un puttanaio. Le robe che dicevo grazie Gesù, lì dice a porco. Ah, capito? Certo. Me l'hanno modificato, sì. Sputtanandomi, denigrandomi. E allora io ho accettato e da lì piano piano lui mi ha dato la partnership, la monetizzazione. Fammi vedere la facciata del santuario a sta gente, va. Rotto dal terremoto, che non è previsto 10 anni di lavori, quindi noi saremo decrepiti quando col bastone verremo a vedere questo santuario quando l'hanno messo a posto. Se campamo, il santuario santissimo di Treia, sì, se campamo tocca, ci verremo con la sedia a rotelle a vederlo, perché fra 20 anni te lo riapre, nei 10-20 anni, dai, davvero, sì. Madonna, che peccato. E là chi c'è sta? Ma là ci ha messo il crocefisso, c'è la chiesa di legno, ci hanno messo il crocefisso. Mamma mia, Luca, tra 10-20 anni lo aprono. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma è troppo lontano, no? Mamma mia. Perché non c'hanno i soldi? Perché poi i lavori grossi, che si è spaccato tutto questo. Ma c'è. Che peccato. De fora pare tanto forte. Sì. E lassù. Le crepe. Lassù un macello. Come famo noi a essere ottimisti in questi anni tragici, no? Come famo? Possibile? Quando eravamo piccoli noi i monumenti erano tutti intatti. Infatti. Ce n'era qualcuno rovinato, vabbè, ma la maggior parte era intatti. Sì, io. Adesso invece la maggior parte tutti rotti. Certo. Ce n'è rara, me, qualcuno solo intatto, capito? Sì. Oh, cos'è la Madonna? 2 euro. Dentro col muro c'è. E che nessuno ci fa caso. Chi sì, la Madonnina. Guarda. Nessuno ci fa caso. Comunque qua sopra immagini di Gesù e immagini di Maria è pieno, solo che bisogna farci caso. Sì. Se nessuno ci fa caso, ce ne puoi mettere 50 di immagini che nessuno ci fa caso. Invece bisogna farci caso. Perché la gente. A vedere l'immagine ti deve portare, no? Non è che l'immagine è fine a se stessa, l'immagine ti deve portare a Gesù, all'unico e vero Dio. Certo. Ma qua ce n'è un'altra, mi pare. Sì, lo so. Vero? Però è più nuova, sì. Cos'è che sta mia di? Niente, quando c'è Gesù, quello che dico non vale niente in confronto a Gesù. È vero. Vero? È Gesù vale un punto, l'altre cose zero. Padre Pio. Zero punti. Tu devi andare? L'immagine. Chi c'è lì? Dicemi oggi anche. E mi ha detto anche di Padre Pio. Padre Pio si vede sempre. Padre Pio si vede sempre. Questa comunque non l'ho vista mai. Io di quant'è che passavo qui. Ah! E c'è anche la Madonna! La Madonnina e Padre Pio, eh? Dietro c'è uno sfondo celeste. La Madonna col bambino e Padre Pio. Riquadrerà 2 angeli. Sì. Che bello. Torniamo indietro.
niente, non bisogna dare niente per scontato e... Cosa vuol dire? E stupirsi di fronte a tutto, capito? Di fronte a tutte le cose. Certo. Alla più piccola immagine di Maria e di qualsiasi crocifisso, oppure... Padre Pio comunque veramente dappertutto, perché è il santo più recente che c'emo, no? Sa. Cos'è quella spia che si è accesa adesso? Controllare il fendinebbia a destra. Cos'è, l'ho acceso io? Boh. No. Due. Non funziona. No. Ogni tanto. Ogni tanto non funziona qualcosa. O c'ha 300 e passa 1000 chilometri. Mm. Allora lì. E stavi a dire di YouTube, stavi a dire? Sì. YouTube, c'è stato il Max di Bologna che mi ha sistemato un po', mi ha ripulito un po' la rete. Dopo? Poi quando era ripulita nel 2015 c'ha avuto lì, non è, io non ci guadagnavo niente. Eccola potete... l'altra madonnina. No, questa è nuova però. Nuova minimo vuole di 50 anni, nuova, muove di. Sì? E chi le fa più al giorno d'oggi queste robe? Questa è bellissima. Ma va un po' più. No, questa è una scultura nuova. Questa sì, sì. Sì, sì. Vedi che Gesù bacia un altro bambino lì. Mm. Chi è? San Giovanni Battista, chi è? Non mi piace questa. I capelli della Madonna, di solito ce l'ha sempre lungo il gradagliato, lì pare al maschio. Mm. Ma è la Madonna o è un santo francescano questo? Pare un saio del Francesco, però c'è gli angeli sotto. Ma cosa sono io? Si capisce, beh. La Madonna c'è perché... scritto lì, cos'è? Vedi un po', illumina un po' lì sotto cosa c'è scritto. Maria, veramente, la Madonna, salute! La Madonna è 1983! Gli anni 80! Ma che strana sta scultura! È strana! Però dietro il crocefisso, vedi? Mm. Te volevo dire? Allora? Stavo a dire, no? Che quella volta, quando mi ha pulito la rete internet nel 2015-2016, no, dopo dal 2000, allora 2013 ho avuto la partnership, poi 2014, nel 2000 e quasi 15, sì. Io ho deciso da mettermi su un altro network, andare via da Max, perché Max è stato hackerato. Era stato hackerato da Yeters, capito? Capito Luca? Sì. Allora, andando via da lui, ho preso DVMove. DVMove era un network che mi dava la partnership e mi dava il 40% del ricavato delle pubblicità. E io ho accettato. Dopo però c'era la possibilità, una volta che uno è grosso su YouTube, sì, l'obiettivo tuo era di essere grosso. C'è la possibilità da PA la partnership da solo. Sì. E io così ho fatto, l'ho presa da solo. Solo che adesso, purtroppo, no adesso, dopo del 2017, da quando mi hanno chiuso quel canale benedetto, sì. E non ho riuscito più a cavarmela. Perché il canale è piccolo, troppo piccolo per avere sufficientemente un riscontro. Quindi? Devi andare un'altra volta sotto a qualcuno? No. Non devo fare niente. Non fa niente e basta. Ah, non monetizzi? Non basta. Monetizzo e rimango piccolo e non mi interessa. Ingignito. Sì. Rimango piccolo e non mi interessa niente. Sì. Il successo, come ti ho detto stanotte. Fino a stamattina ho sognato il successo, mi sono svegliato e sono andato all'accesso. Dopo di YouTube si è presentata la prospettiva di diventare, di partecipare, di essere un
collaboratore di un industriale. Esatto. Dopo lì ho cominciato a fare i viaggi. Sì. Ero contento perché i viaggi, te dimmi da viaggiare, io sono contentissimo. Sì. E mi aveva promesso una certa notorietà. No. Proposto un introito sufficiente per campare, sì, per sopravvivere. Sì, sì. Purtroppo un minimo vitale, diciamo. No, un minimo, un importo giusto per vivere degnamente e decorosamente. Sì. Purtroppo non è stato più così. Sa, si è dimostrato proprio completamente diverso. Sì, sì. Non mica per colpa sua. Non per colpa sua, quindi per colpa tua. Per colpa mia. Per chi è la colpa? Ti dice no, per la causa. Non è, cioè avevi né, fatto né mia né sua. No, era stato fatto dei progetti inattuabili, cioè impossibile da cosa, capito? No? Perché? 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 Perché riuscivi? Perché i viaggi li potevo fare ancora. Che problemi c'erano? Allora, vabbè, ma lui i viaggi adesso ne fa più. Li fa da solo? Però ti voglio dire che abbiamo fatto dei progetti senza l'oste. Hai fatto i conti senza l'oste? Vabbè. Io però ci contavo con quel progetto. Sì. Io ci ho contato. Sì. Ero convinto. Ho detto, oh, Madonna, la vita mia diventa bellissima se io riesco a realizzare questi miei progetti. Sì. Invece non è stati realizzati. E sono caduto un'altra volta nel baratro. Nel baratro più profondo e totale. E adesso dopo si sono sopraggiunte pure le disgrazie familiari. Sì. Peggio del cucino non si può. Quindi proprio il massimo del minimo. Proprio. Il macello più totale e completo. Ma c'è proprio peggio dei cuscì, una condanna a morte, solo la sedia elettrica, cioè peggio di quello che stava da uno adesso. Una camera a gas, non so cosa c'è di peggio. No, bisogna vederlo in positivo, lo sai cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere che bene o male stiamo qui e oggi abbiamo fatto questa escursione. Sì. Se stiamo peggio non la potremmo fare. Sì. Quindi c'è tante persone che non possono fare escursioni nostre, sì, che stanno peggio mesi di noi, sì, quindi noi dobbiamo ringraziare Dio. Grazie Gesù dell'escursione. Grazie Gesù. Grazie. Ma sono gallito? A forza di discorre a uffa sei gallito. Sì. No, non è a uffa. Ma sono gallito. Parole al vento proprio. No, siccome un tempo vedi quelli stanno a calcetto, sa, le calze corte a 8 a 10 gradi, sì, quelli c'hanno caldo, certo, perché è giovani, non è vecchi quanto è noi. Sì. E currene, se sforzi e ne suben. Te voglio dire, no? Perché c'è le luminarie qua? Perché è Natale. Ah, di Natale? Di Natale, sì, infatti non è festa patronale qui. Di Natale già l'ha messa su. Allora, sto Natale come lo festeggi? Ma cosa ci può? Stanno proprio il peggio Natale in assoluto, no? Per la salute di zia, di mamma. È vero. E invece il Capodanno come lo festeggi? Che io sto da per me. È una novità che sai da per te. Hai ragione. È un pezzo che sai da per te. Lo so. Ma te quant'è che non c'hai più una donna per festeggiare il Capodanno degnamente te? Ma a me cosa mi frega della donna per festeggiare il Capodanno? Uh-huh. Cosa mi frega? Comunque c'è poco da festeggiare. Da una parte che se conclude sti anni 10, perché da già siamo negli anni 20 del 2000. Pensa tu. Porca. Pensa tu. Dopo per forza sei vecchio. Ma te rendi conto, no? Nel 2000, no? Aspetta, rispondo alla domanda tua. Ti ho fatto una domanda io. Te hai detto il Capodanno di quant'è che non lo festeggi con una donna? È 2 anni. Ah, allora dai, se fai la metà. È 2 anni, perché te mai. Io. Te mai, allora. Ho capito. È 2 anni. Dopo dicevi? No, voglio dire, no. Allora già finisce gli anni 10, finiscene. Finisce questo decennio che ci ha portato la morte del zio Mario, la morte di Dalila.
abbiamo avuto un sacco di funerali e il prossimo decennio non è che si aprirà tanto bene, perché zio Augusto, zio Isidoro, tutti in questi anni 10 del 2000, no? Che già siamo passati 20 anni dal 2000. Se ci pensi che è passati 20 anni dal 2000, pari ieri il 2000, no? Infatti il 2000 comunque sarà aperto con molte speranze, diciamo, pensavo io, no? Perché nel 99 era morto nonno e ziolino. Il 2000 sarà aperto con tutti in salute, con altri che campavano, no? Ciao, ciao. È passati 20 anni e adesso siamo un macello, siamo alla fine. Siamo alla fine perché in questi anni 10 c'è morto zio Mario, c'è un sacco di funerali, zio Isidoro, zio Iasigold, zio Fredo, il figlio di zio Fredo, un macello. Mm. E negli anni 20 i funerali che ci saranno? Negli anni 20 ci saranno altri funerali, perché tanto tutti vecchi ormai zii nostri. Però determina 2020, perché per quelli che è convinti che. Per quelli che è dell'età nostra dice nel 1920, mica se rendono conto che è il 2020. Noi quando dimmo gli anni 20, è giusto, dici gli anni 20 del Novecento. Quando dimmo gli anni 20 noi pensiamo a Charlotte. Fatti te qua. Vero, negli anni 20. È vero. Bisogna, adesso ormai bisogna specificare. Gli anni 20 del Novecento oppure gli anni 20 del 2000. Siamo sempre peggio qui. Mamma mia. Adesso in entrano il 31 dicembre si aprirà un nuovo decennio. Gli anni 20 del 2000. 2020. Che per la maggior parte della gente che ci segue, tanto la maggior parte della gente che ci segue già hanno 50 anni, no? Mm. Perché i ragazzetti non ti seguono più oramai, sono finito. Sa, i ragazzetti vedono quelli che bestemmiano. Siamo alla fine adesso, mamma. Da una parte volevo dire, no, allora adesso finisce sto decennio in cui c'è avuto un sacco di funerali e se ne aprirà uno nuovo in cui ancora non sappiamo niente di quello che ci aspetterà. Il passato lo sapevo perché l'abbiamo vissuto, il futuro non lo sapevo. Però se prospetta altri funerali. Se prospetta funerali. Altri funerali in questi 10 anni, dal 2020 al 2029, se campiamo noi, pure forse pure i nostri ci saranno. Cosa sappiamo? Voglia? Siamo tutti zii, genitori anziani oramai. Mamma mia, poi anche personaggi dello spettacolo, gente che chissà quanti. Le nascite, se già le nuove nascite, dopo non le conosci i fioli piccoli, invece i morti li conosci. I fioli piccoli. Ma i genitori nostri hanno i tumori, porca miseria, E quindi siamo alla fine. A parte babbo che ha preso un infarto, però i genitori, le nostre madri hanno i tumori. Sì. Non è bella ora la faccenda. Quindi? More le mamme, noi siamo da soli come i ca, non c'emo manco una donna. Sì, quindi. Come cazzo famo senza una donna? Oh, ecco, quindi noi dovremmo andare nella disperazione più completa e totale. Guarda che è una cosa seria. Ora che macchina! Una BMW! Introvabile! Anni 70! Che tempi, eri piccoli! Cioè manco eri appena nati, quindi sa. Mamma mia! Capito Luca? Guarda che senza una madre. È un problema non averci una donna, Sì, sì, sì. Non è perché te vuoi avere una donna perché non c'hai più tua madre. Sì. Proprio perché è giusto farsi una famiglia. È giusto. È giusto, è opportuno. È opportuno farsi una compagnia. Quindi un macello. Perché quando muori i genitori noi rimaniamo da per noi, soli, cioè, come peggio, quindi, peggio dei ca, perché i ca tenuti di bene. Dopo no, come cazzo fa? Allora, appostati, il discorso era come festeggiare il compleanno. Babbo. Cosa festeggi? È stato il compleanno. Il capodanno. Sai che il 24 di novembre c'è stato il compleanno di babbo. E chi si è ricordati? Manco babbo tu si è ricordato. No, babbo sì. Ha detto voglio vedere chi si ricorda. Nessuno. Nessuno. Manco mamma. Nessuno.
non ci siamo ricordati. Comunque te hai detto, nel Capodanno, questo Capodanno soprattutto, questo Capodanno 2020, no? Cosa festeggi che c'è? Per cosa festeggiamo? Se si prospetta un decennio dei lutti. Senza una donna. È un decennio. Un decennio di tumori. Il Capodanno del 2000 eravamo speranzosi, perché ancora c'è 20 anni prima di tutti. I nostri genitori ce ne... No, quelli che 50 dove... anni. Zia Mirella mi ricordo che era tribulato con nonno Basì. Nonno Basì. Fortuna che è stato dall'altra parte. Se no ci fermava ne sicuro. Sì. Nonno Basì è morto, era morto. Nonno zio Lino, quelli che stavano male erano tutti morti prima del 2000, il 2000 avevamo, diciamo, prospettive buone. Sa. Zia Mimmi ancora era ardita, voglio dire, no, beh, o male. Invece il Capodanno del 2010, poi guarda che anche il Capodanno del 2010 non è stato male, no? Gli anni 10. Perché? Zio Mario ancora è bello ardito, no? Adesso invece quest'anno qui, cosa festeggia? Io festeggio per mio figlio, perché è giovane, piccolino. C'ha diritto, eh? C'ha diritto da festeggiare. Allora se non festeggi per te, festeggi per lui. E io festeggio per lui. Però te festeggi, ma in realtà dentro... Dentro c'ho il pianto. Dentro c'hai il pianto, quindi che festeggiamenti è? È un festeggiamento falso. No, un festeggiamento a qualcuno. No, per mio figlio lo faccio de cuore. Ma te come fai? Festeggi esternamente, ma internamente sei un morto che festeggia. No, so vivo, di fronte a lui so vivo. Ah. Però dentro di me c'ho il pianto di dispiacere. Cioè, tu c'hai presente a un disperato che festeggia? Come gli viene il festeggiamento? Gli viene un macello? Ma di fronte a mio figlio non so disperato. Perché lui mi mette l'allegria, la felicità. Ma allora te, mentre davanti a lui, non fingi di essere felice. No, davanti a lui sono felice. Quando non c'è più lui, però cadi nella più totale e completa disperazione, però. Certo, perché non c'ho... Quindi te passi da un fai da estremo all'altro. Io sì, perché io c'ho... Quindi te tu ti si sbalzi, no? Quando sei con tuo figlio tutto felice, quando non c'hai tutto disperato, un macello te comporta internamente. Sa. Però meglio essere sempre disperati, almeno uno come te che non c'hai un figlio. Meglio essere sempre disperati e almeno... Però pure sempre disperati non va bene. Invece così è meglio, fa alti e bassi. Non è manco meglio questo. Non è meglio nessuno dei due. Perché essere sempre allegri pure non va manco quello lì, Sempre allegri. Sempre allegri, il momento che ti capita una felicità vai nella disperazione, lì dopo vai nella depressione. È peggio di quello che sta sempre giù nel morale. Sì, perché quello che sta sempre giù del morale... Poi l'abbiamo visto, no? Quello che sta sempre giù del morale, poi se vedi un tramonto ti dà gioia. Ma non ti ricordi cosa lì che era sempre felice, invece era in esaurimento? Sì. Chi? Francesca, ti ricordi? Ah, Francesca, sì. Ridea sempre, sì. Ridea per tutto. Sì. Chi è che ride sempre, sta pur tranquillo che è esaurito. Sì. Ma che ride sempre, proprio sempre. Sempre. No, che fa una squacquerata come te ogni tanto, fai una squacquerata. Sì. Quello non vuol dire niente. Ma chi è che ride sempre? Nasconde un guaio psicologico. Sì. Oh, qui c'è una Madonnina lì. Che cavolo è un me pizzica sempre? Ma tutta te pizzica? Sì, io c'ho la pelle dolce. Madonna! Come mai? Non c'ho le donne, c'ho le zanzare, c'ho. Allora, quindi su Capodanno non c'è niente da festeggiare. Il Natale invece uno lo festeggi perché commemori la nascita di Gesù. Infatti. A parte che il Natale come lo festeggia uno? Un cristiano il Natale lo festeggi... Alla messa. Alla messa. Diceva Coso, Milio. Prima sono andato alla messa. Ricordi? In dialetto loretano. Lo sei andato, Milio? Sono andato alla messa. Se non lo festeggi lì con Gesù che ti ricarica le batterie, come lo festeggi? Col magnà lo festeggi? Il magnà cosa... Il magnà... Non conta niente, te lo sbatti il magnà. Il magnà sta in pure male. Quando te c'hai a Gesù, che lo festeggi nella messa, attendi la nascita di Gesù nel cuore, perché Gesù dopo deve nascere nel cuore, perché fisicamente è nato 2000 anni fa. Ti ricarica l'anima. Ti ricarica l'anima, anche se c'hai un piatto di minestra, va bene lo stesso, non conta niente il magnà.
tutti quei cenò, tutti i signori. Oh, che non vale niente. Tutti i cenò di Capodanno, cenò di Natale. Invece il Capodanno, anche non lo festeggi per niente, uguale. Quando è il 31 dicembre, quando è le 9 di sera, no, prima vai a dormire a posto. È vero, è vero. Cosa aspetti a mezzanotte? Te però, te vai dai frati? Io? Stanno? No, no, da Jonathan. Da Jonathan vai? Sì, sì. E allora mi sa che ci ero pure io. Sì, almeno quella sera lì, perché Jonathan ancora è convinto che, vedo, che il Capodanno devi aspettarsi a mezzanotte, insomma, no? Seguendo come al solito la televisione, quello che ti fa vedere. Ah! Certo, no? Perché a me non mi piace la zona che sta Jonathan. Non mi piace la zona della stazione di Loreto. Povero Jonathan, deve stare lì da casa purtroppo oramai. Infatti. A me la zona non mi è piaciuta mai quella. Povero Jonathan. Lui sta lì a causa del lavoro del ziolino, eh? E sa? Per la, a causa della pignone. Se no non ci stava di casa lì. Certo. Adesso non c'è più niente, non c'è più la pignone, non c'è più niente. Le vecchie strutture che si passavano una volta i genitori nostri e i zii, crollate tutti. Sì. La fabbrica dove è andato in pensione zio Alberto, la fabbrica dei Serenelli Fisarmonica, è stata addirittura buttata giù, non c'è più manco niente. Al suo posto c'è i palazzi, c'è i lo so. Zio Alberto, zio Mario? Tu fate che avessi fatto? Paolo Soprani, ci hanno fatto. Cioè, non c'è niente, ci hanno fatto i negozi, non c'è più la fabbrica. Sa, però zio Mario ha lavorato anche all'Elettro Galvanica. Perché c'è. Le istituzioni dove faticavano i nostri genitori, i polverini l'hanno buttato giù, non c'è più niente. Serenelli dove faticava zio Alberto l'hanno buttato giù, la pignone tutta smembrata dove faticava il zolino, non c'è più niente. Però c'è qualche macchina. Sì, zio Fernà invece? Babbo ha lavorato dappertutto. Qualcosa sì, c'è. Qualcosa c'è, perché. Qualcosa c'è, ormai. Sì, sì, sì. Gli alberghi c'è, quelli c'è ancora. Tutti gli alberghi, sia sì. Il Cristoforo Colombo che Villa Quiete c'è. Anche se ha cambiato padrone. 74 anni, babbo, Ha finito. Pensa tu. Zio Mario era morto già, a 73 anni, zio Mario non c'è arrivato a 74. Guarda, mi pare. Vedi, strano. Già vedi, babbo e babbeto hanno superato il mammo come età, vedi? Sì. Dato che babbo e babbeto è uguali, no, come età. Hanno superato il mammo. Quindi pensa a te, col povero mammo, con. Mamma mia. E questo decennio se ne va verso la conclusione, oramai manca un mese per finire gli anni 10 del 2000. Però c'è poco da festeggiare, veramente, almeno se uno aveva i genitori in salute, no, ancora, potevi dire festeggi l'inizio di una nuova decade, della terza decade del 2000 già. Però come dicevo prima, senza una donna... Cosa festeggi? No, poi l'età una volta nostra... che muori i genitori, siamo finiti. Però voglio dire, no? Allora, che fine famo? Quando è entrato il 2000 c'è mi 20 anni, ancora c'era da festeggiare. C'è mi 20 anni, all'inizio. Nel 2010 c'è mi 30 anni, ancora bene o male, no? 30 anni. Ma adesso cosa festeggi più che c'è 40 anni? Ma infatti. Cosa festeggi più? Poi fra 10 anni 50, poi per tomba, poi. Finito, no, non festeggi più niente, no. Invece i fioli, come tuo figlio c'ha diritto ancora, c'ha 10 anni, c'ha il diritto di festeggiare ancora. No, c'ha 12 anni, adesso è l'11 di dicembre, c'ha 12 anni, pensa. Beh, ancora un bardascio, è un fiolo, un bardascio. è un munellino, però è grande, già è grande, c'ha il cervello che gli fuma. Sì, perché te conoscevi 12 anni con Mary, non eri un bardascio, un fiolo. Ma io non facevo ragionamenti come lui. Te a 12 anni che facevi? Niente. Facevi la prima media? Ma io non c'avevo i genitori separati. O lui, è diverso, Lui c'ha i genitori separati, c'ha altri problemi, è più cresciuto, è più vecchietto. Tante volte ti pare un vecchietto. È un ometto. L'amore di babbo non metto. Vecchietto. Fai discorsi da vecchietto già. Cosa che invece ti hai 12 anni proprio da fiolo del prima elementare ancora. Io sì. Io il trenino, la sì, macchinetta. Sì. E non fai discorsi seri e molto
giusti e logici. Poi si rende conto che io ho perso il lavoro. Si rende conto dei problemi. E il lavoro anche, diciamo, quello dei Gardini principalmente. Se prima c'avevo un sostegno, adesso non ce l'ho manco più quello. Io perché, ma infatti dicevano, ho detto, ma è possibile, no, che uno come Gardini, no, che è un'industria, un il padre è stato un fondatore di Confindustria, cioè uno dei primi industriali della provincia di Ancona. Ma passa il figlio, passa Gardini a collaborare con uno come te, che niente, zero? Oppure era senza ne arte ne parte. Senza, come dire, com'è possibile che si è cosato con te, che si è messo con te a collaborare Gardini? Infatti vedi, è finito tutto, era stato un fuoco de paglia. Si è reso conto di che persona sei, capito, che non vale niente, vero? Si è reso conto apposta, non certo, sì. Però all'inizio pareva che le cose andavano. Perché c'aveva prospettive da farmi diventare imprenditore pure a me. Sì, sì, sì. Dopo aveva visto che persona sei, ha detto, ma che cosa sto a fare con questo? Io perde tempo. Invece da portarmi i clienti me li fa perdere. E quindi ti ha lasciato perdere, giustamente. Mamma mia. Che macello. Mamma mia, che roba. Io ci rido, ma per non piagne, c'è rido per non piagne. Adesso noi dobbiamo fare un esame di coscienza, Luca. Noi ci abbiamo. Dopo ci dobbiamo confessare. No, no. Esame di coscienza? No, dopo ci confesseremo quando ci pare. Io dico, no, ci abbiamo una certa età. Sì. Stiamo andando per i 50 anni. Io adesso 42 anni compio il 12 febbraio del 2021. Allora, già penso al 2021, ancora nel 2020. Col 2020, il 12 febbraio del 2020, dove stiamo a Montefà? Sì. Io compierò 42 anni. E devo vivere da solo. La prospettiva. La prospettiva mia è da solo. Prima un rimane, soli prima rimane, no, ma prima rimani con un genitore solo, perché mica morire tutti e due da una volta. A meno che non c'è un incidente stradale che muore tutti e due in una volta, no? Io rimarrò con un genitore solo che lo assisterò fino alla fine. Dopo rimani da per te? Dopo rimano da solo. Come perché un cane, peggio di un cane, perché i cani bene o male con qualcuno stanno sempre, capito? No, peggio di un ca, certo, il ca. Però il ca non c'ha la prospettiva eterna, il ca. Il ca finisce la vita, muore a posto, l'anima finisce tutto. Mica già. Magna, dorme, caga, piscia, caga, vomita. Scopa e scureggia. No, scureggia, non scureggia, scureggia pure. Ma voglia se scureggia. Il ca. Magna, beve, dorme. Caga, vomita. Piscia, piscia, scureggia. E scureggia. E muore. Oh. E baia tutto un continuo. Quindi te non sai come un ca, facciamo la vita eterna. Sì, però no, peggio di un ca, al limite è uguale a un ca, proprio se proprio vuoi esagerare sarà uguale a un ca, no peggio. Ma postà che non ci rendiamo conto, che c'è una certa età che ci abbiamo bisogno di una persona vicino a noi che ci voglia bene. Perché quando siamo vecchi, chi ci vuole bene vicino a noi? Chi ci sta vicino? Nessuno. Nessuno, come famo a stare da soli senza nessuno che ci vuole bene al nostro fianco? Io non riuscirei a vivere. Jonathan come fa adesso allora che già è in questa situazione? Io non lo so, Jonathan è a parte, è un caso particolare. Jonathan non vuole nessuno tra i piedi. Lo so. Da una parte è una cosa, non so se buona, positiva, boh. Non lo so. Però noi ci dobbiamo mettere in testa da fa qualcosa per raggiungere un dato, una, non lo so, una conoscenza di qualcuno che ci voglia bene. Ci voglia bene, ci vuole, boh, non lo so, guarda cosa te posso dire, perché oggi come fai sbagli, trovi qualcuno te tradisce, trovi male. Come fai a saperlo te che chi trovi ti tradisce? L'esperienza. Perché te ne hai tradito tutte quelle che ci hai avuto. Vabbè, no? Dai, ricominciamo sempre. Sempre i discorsi. Sempre quelle, tiri fuori. A me, tranne che una, mi ha tradito tutte. Tranne che una,
Io penso che una non mi ha tradito. Pensi, ma non sei sicuro? Non so sicuro. Però penso che non mi ha tradito. Pensi. Siccome che non l'hai esplicitato, sei rimasto nel dubbio. Nel dubbio dico. Dimmi no. No. Ecco. Non so tutte traditrici, no. Però ti voglio dire che bisogna pensarci. Certo. C'è muore nostra madre. Che cazzo famo? Stai sapendo tuo padre. C'è muore nostro padre. Che cazzo famo? Come famo a campare? C'avemo nostro figlio, però fa la vita sua. Dighi. Fa la vita sua, c'ha la madre, c'ha la vita sua. Giusto. Cosa famo? No? Non c'è nessuno al nostro fianco che ci voglia bene. Come te posso dire? C'hai a tua sorella. Ma no, mia sorella c'ha la vita sua. Allora un macello, a posto. Te voglio dire. Sì, zia Rita te vuole dire sempre, te voglio dire. Zia Rita dice ti voglio dire. Te voglio dire. Però sarebbe importante una persona che ci sta al nostro fianco. Non ti basta l'angelo custode al tuo fianco, no? Ma l'angelo custode, fisicamente parlando, non te dà. Tu parli se un angelo custode ti mette nel manicomio, se parli l'angelo custode. Te porti nelle torrette. Dice che parli da per te, capito? Credene più a nessuno all'esistenza dell'angelo custode. Infatti. Illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ma te non ci pensi mai a una compagnia? Non ci pensi mai? No, no. Mai? No, perché te vedi sbai su di me? No, te non ce l'hai sbai su di te, non mai lui sti sbai su di te. No, te perché guardando gli errori. Ma te perché hai fatto qualche errore in vita tua? No. Io errori l'avrò pure fatti. Ma te hai detto che li rifaresti tutti se in caso se dovessi cominciare da capo? Ma io gli errori delle macchine, automobili, tutte cazzate. Dai, però te voglio dire, te per guardare alle mie sfortune sulle donne, no? Sul campo femminile. Sì. Tu non c'hai voglia che niente a che fare a piatte in compagnia a qualcheduna che te fa smattì. Ma guarda, se la metti in questo punto, già vedi come la metti? Che se te pia qualcuno te fa smattì. Non è che pia qualcuno per sta meglio te, no, per smattite. Ma io te voglio dire per sta meglio, però. Per guardare me, che a me mi ha fatto smattì tutte. Tranne una, hai detto, tranne no? Che una. E perché quella che non è, tranne una, perché non te l'hai tenuta allora? È perché ho scelto un'altra. L'ho scelta un'altra che mi sembrava meglio, invece è un macello. Vedi gli sbagli che si fa. Allora io guardando gli sbagli tua dici mamma mia. Te guardando gli sbagli. E poi dopo vedendo le conseguenze degli sbagli. Le pressioni, i pianti, le disperazioni, le conseguenze. Le incazzature con i genitori, li mandai sempre a fanculo. Sì. Vedi? Dopo le malattie dei genitori viene pure a causa di quello, forse. Perché lo stress continuo, i pianti, le disperazioni, porta all'abbassamento delle difese immunitarie. Proprio vero. E l'abbassamento delle difese immunitarie, basta che c'hai una roba, attacca tumore. Perché sennò non vieni i tumori, capito? Mm. Non dovrebbero, cioè, noi siamo stati fatti apposta per non farci venire i tumori, Sì. Cioè dovremmo avere le difese immunitarie a posto. Le difese immunitarie noi ce le abbassiamo con lo stress, con le continue arrabbiature, le imprecazioni. E che dopo i pianti, i genitori incazzati, i soldi. Sì, sempre perché gli manca i soldi, le bestemmie, un macello. Quello ti abbassa sempre stress. Il corpo è sempre sottoposto a delle cose a cui non dovrebbe essere sottoposto, no? Non c'è mai una risata. Mai? Questo ti abbassa. Una gioia, niente. Le difese immunitarie, gli anticorpi che dovrebbero essere usati dal corpo per combattere gli anticosi, i virus, i batteri, vengono utilizzati per sopperire a queste incazzature. E nel momento in cui ti pia la malattia non c'hai le difese e ti pia. Mm. E mori. Ti rendi conto che è una conseguenza? Che macello. Sì, è così. È così. Quindi la malattia di Mameta e può essere una conseguenza della causa di tutte queste donnacce che ti hanno fatto smattì, capito? Per quello. Può essere. No, che può essere, è così. E basta. Allora uno dice, mamma mia, mi metto in queste situazioni lì, madonna, ho detto che macello. Che cavolo è? Però stai da per te. Allora è meglio le incazzature, almeno stai con qualcuno. Ma dopo ce stai con qualcuna, perché tutta.
prima, allora, no, ma non è detto allora, che te incazzi. Se stai con qualcuno, brava. Allora, però il discorso non sta che te incazzi. Ai tempi dei nostri genitori, anche se facevi sempre cagnara, li vedi bene o male, non se lasciene. Al giorno d'oggi bastava una discussione, addio, finito tutto. Poi non ci fai l'esperienza a te, a me lì, so proprio. Tu pensi ai genitori nostri, no? Nonostante tutte umiliazioni continue, imprecazioni, eppure bene o male ancora non è che si è divorziati, perché deriva da una mentalità di una volta che zia Rita, quale? Zia Rita adesso. Ma zia Rita, zio Alberto è morto 30 anni fa. Però ha detto quella volta. Zia Rita raccontava, perché lì ancora si ricorda tutto. Ah, tu sei dava retta, la storia era divorziato, no? Perché uno come zio Alberto era impossibile da starci. Capito? E lo stesso ziolino, tutti loro, cioè ne quella cosa che loro, come loro, la donna era un possedimento di loro. Zia Mimmi e zia Rita, nella breve, nel breve, perché non è campato di poco, i mariti 30 anni, nei 30 anni del matrimonio, loro erano possedimenti dei mariti, quindi loro dovevano ne fare quello che diceva il marito. Al giorno d'oggi non è più così, chi è una donna che ti fa, impossibile. È impossibile. Certo, no? Ma non quindi, a schiavizzare o loro a rendere la schiava. No. Zia Rita e zia Mimmi erano schiave, in pratica, dei capito, mariti. Però loro però si stavano diversamente. Perché quella volta era così. Sì. E i genitori nostri uguali, erano così. Io intendo una compagnia che sta nell'amore. Nell'amore vero. Ecco, dove la trovi sta cosa così? È un'utopia al giorno d'oggi trovarla, no? Un'utopia, come diceva Enrico Ruggeri negli anni 80. C'è? No. C'è, credevo che c'era. Non l'ho trovata. Credevo che c'era. Sì? Pensavo di averla trovata. Ma non era quella giusta, mi sa. Una così è impossibile. Cioè, veramente dovevi trovarla 100 anni fa, trovavi Santa Sperandia. Le dovevo mettere con Santa Sperandia. No, questa è lì 800 anni fa. No, però voglio dire, 100 anni fa la trovavi una così sempre fedele, ma adesso al giorno d'oggi è impossibile, no? Perché c'hai sempre il telefonino sempre in mano. E poi te va a faticante un posto che c'è gli uomini, te scopa tutti gli uomini che c'è. Sì. Fai. No, io so che so. No, dicevo che non suonavo, c'è pure da chi suona. Perché gli uomini è uguale. Gli uomini vanno affaticando un posto di donne, c'hanno una donna, vanno con le donne che c'è dentro il posto di lavoro. Sì, sì. Perché le pattuglie, donne e uomo, prima o poi ci scappa il coso lì, ci scappa il zuppo al biscotto. Sì. Sì, quindi è impossibile. Quindi non te puoi fidare di nessuno. No, quindi al giorno d'oggi, siccome che c'è tutta sta cosa, no, è impossibile una cosa come dici, è impossibile. Quindi noi rimarremo da soli. Quella volta te ti rendi conto dei tempi del ziolino, zia Mimmi, zia Rita? Oh, non c'era manco il telefono fisso, quindi se loro dovevano fare qualcosa, cosa fai? No, era cioè, ti rendi conto cosa vuole dire? Non c'era, non c'era niente, cioè loro una volta che erano dentro casa, posto. Non potevano comunicare, invece te, mentre che stai nel letto con una donna, se quella si gira dall'altra parte c'è il telefono che sta con un altro uomo mentre sta nel letto con te. Ah, quello ci ho avuto l'esperienza. Pure quello ci ho avuto l'esperienza. Un altro po'. Ma che cazzo, è Facebook. Cioè, te rendi conto quindi? Cioè, o tu stai con una donna a letto, vuole dire, dormi insieme con una, quindi per dormire insieme vuol dire che già. No, non è una prima, non è mica un'impresa per. Non è una che ne dà via per strada, voglio dire, no, una che è incontrata così. Cioè, dormi, quindi vuol dire che è stato già fidanzato, cioè sei frequentato. Mentre stai a letto con quella, lei si gira dall'altra parte e chatta con un altro uomo. E poi si copre col cuscino per non fate vedere la luce del cellulare. Ma te come fai a sapere queste cose? Veramente le hai vissute? Le ho vissute, Luca. Allora giornata è impossibile, no? Te sei convinto che sta con te, invece sta con un altro. Cosa che invece una volta era impossibile sta cosa qui. Perché non c'era manco i telefoni fissi. Te basta che vai a guardare il cellulare, dopo per privacy i carabinieri ti dicono da non guardarlo perché la tua compagna per privacy non lo puoi guardare. Non lo puoi guardare. Per privacy non lo puoi guardare, basta che vai a vedere lì foto nude
Cuoricini, amore mio, ti amo, sei un porco. Sei un porco. No, la trasgressione. Sì, sì. Cosa che una volta, per mandare ste cose, dove non c'era, quella volta quando non c'era manco i telefoni fissi, c'era il telefono fisso, però non è mentre stava a letto con te, un macello, mentre stava nel letto con te non poteva telefonare un'altra persona, almeno nel letto, bisogna telefonare quando non eri a casa. Invece proprio adesso, mentre quando ci stai sei te, mentre ci stai tu. Allora la fine del mondo. La fine I telefonini tutto. I telefonini è stata la fine del mondo, perché finché c'erano i telefoni fissi telefonavano negli altri uomini mentre tu non eri in casa, almeno. E invece adesso, mentre stai insieme, mentre sta con te, tradiscene. Sì, oh sì. Addirittura prima, quando non c'erano manco i telefoni fissi, dovevi ne scrivere le lettere, per dovevi scrivere una lettera. No, la lettera non la scrivevi. Scrivevi le lettere, poi dovevi spedire la lettera, poi dovevi aspettare che ti arrivava. Era una cosa molto lunga che... E poi tu te ne accorgevi quando dopo magari arrivava una lettera. Invece adesso non te ne accorgi, perché tu te pari al cuscino, sa il telefonino che mette la luminosità bassa, che manco te ne accorgi. Sì, spugnetta lì. E te tradisce mentre sta a letto con te. Ma a parte che te tradisce mentre stanno a letto, te tradisce mentre stanno al posto del lavoro che c'ha l'enomo. Quello può essere pure prima, perché prima quando andavi a fare, una volta andavi a fare, quando andavi a fatica nelle fabbriche a Castello, tu che sa quante hanno tradito una volta. No. Raccontano i genitori nostri. Però adè di più, adè per niente, lo fanno per gioco. Io però te voglio dire, no, che è peggiorata la cosa, nel senso che una volta te tradivene. Una volta che eri a casa, almeno non te tradivene dentro casa. Guarda, il 90% degli uomini sono stati traditi dalle proprie donne. Allora, che il 90%. I tradimenti c'era pure allora. E gli uomini, e traditori pure gli uomini, perché tradiscene. I tradimenti c'era pure loro, perché raccontavano i vecchi che una volta dentro i magazzini delle fabbriche, no, tradivene. Sì. I rapporti tra operai e operaie, che se conoscevano già sposati e tutto, no? Sa. Ecco, già sono stati sempre i tradimenti. Però adesso il modo che è cosato, capito? Quella volta era una cosa. Cioè adesso te tradisce pure dentro casa, quello che è. Dove credi che invece sei sotto controllo, la tieni, perché dice. Invece no. Per privacy non la puoi tenere sotto controllo. Cioè, quindi voglio dire. Se no sei l'uomo padrone, non può andare. Infatti quella volta, no? Quando zia Mimmi era andata a lavorare, che era una cosa impressionante, no? Ziolino aveva permesso, gelosissimo Ziolino, aveva permesso a zia Mimmi di andare a lavorare alla Pignone. Perché quella volta bastava che conoscevi a uno, buccavi, vabbè. Però dopo, siccome che zia Mimmi era una mora, era bella quando era ragazza, no? Tutti questi uomini a Lino, oh, complimenti, che bella moglie. Lui già pensava, zio, che adesso questa me la scopri. E non ce l'ha mandata più a lavorare. L'avevo capito. Capito? Non lo sapevo questo. Sì. Mai saputo. Zia Mimmi era bloccata a lavorare alla mensa della Pignone, tutti questi uomini, perché a maggior parte erano tutti uomini. Complimenti Lino, che bella moglie, mora, una bella moglie, capelli lunghi, che bella moglie. Allora zio dice, su questa prima vi complimenti, poi passene all'attacco, no? Esatto. Allora non ce l'ha mandata al biscotto. Più. Non ce l'ha mandata più zio. Pazzo un po' al biscotto. Che schifo, che generazione merda. Sta generazione proprio. Ma comunque una volta c'erano dei tradimenti nelle fabbriche, non lo so. Che te controlli. Sì, se c'era una volta, figurati. Ecco. E ponte le fabbriche, perché in degli uffici. E negli uffici, dappertutto c'erano. Dappertutto. Oh, terminiamo qui questa registrazione. Però adesso voglio dire, no, adesso è peggio, no? È peggio. Perché quella volta, no, mentre eri in fabbrica potevi tradire, ma al di fuori no. Invece adesso poi è tutto un continuo, perché sei sempre attaccato lì. Per questo non te scegli nessuna. Oh. Vero? Ecco. Adesso è impossibile. Adesso è impossibile. Fai la vita per i cazzi tuoi e basta. Però non va bene così, oh, perché nel Vangelo c'è scritto che l'uomo se deve unire a una donna, i due devono essere una cosa sola. Ho capito, una cosa sola, ma se una va con altri 3-4 uomini è una puttana, un altro va con 3-4 donne, come fai?
Che macello, no, è un bordello, eh. È un macello, un bordello. È un bordello, bisognerebbe. Bisognerebbe essere bravi, testimoni dell'amore, vero? Testimoni dell'amore, testimoni. Una coppia Signore. solida, consolidata in Gesù. Perché unita, dopo, unita. Ma dopo, te ti ricordi quella volta i genitori nostri? Me la dovete trovare all'interno della chiesa, perché se uno va in chiesa, no? Dice, se una va in chiesa è impossibile che tradisce, no? È un controsenso. Sì. E invece quelli che va in chiesa è peggio di quell'altro, tradisce neppure loro. È tutto. Ti ricordi un macello, no? Quante esperienze ci abbiamo avuto? Tante. E vanno in chiesa solo per farsi vedere che va in chiesa, ma in realtà non ne frega niente della chiesa. Un macello. Quindi non c'è più speranza, no? Allora dobbiamo essere zitelli. Allora noi dobbiamo essere zitelli. Voi dovete andare nei gruppi di preghiera, vi dovete trovare moglie all'interno dei gruppi di preghiera. Sì, sì, mi ricordo. Invece macello lì pure, peggio! Quelle dei gruppi di preghiera che andavano con i negri. Macello, non ne muovissero tutti i colori. Ne muovissero tutti i colori, va. Quindi non c'è più speranza veramente. Mamma mia. Porca miseria. Allora ci ridemo. Ci ridemo per non piagne. Quelle di gruppi di preghiera che uno dice no, perché quella volta c'era gli anni 90, andavano tutti in discoteca, dice in discoteca un macello perché c'era il sesso libero, no? Allora diffiamo quelle che non va in discoteca, quelle che invece nella discoteca vanno nei gruppi di preghiera. Oh, quelle che andavano nei gruppi di preghiera, come scappavano fuori dal gruppo di preghiera, andavano in discoteca pure quelle. E poi ce n'erano tante. Porca che bestemmiavano fuori dal gruppo. Dopo pure quello, ti ricordi i catechisti che insegnavano ai bambini a dire preghiere al di fuori della chiesa, bestemmiavene. Sì, io. Che ne non ne muovissero tutti i colori. Noi abbiamo visto. Noi abbiamo visto di tutto. Apposta te. Apposta noi siamo vaccinati, no? Non mi fa più senso a me a vedere, cioè ormai non mi stupisco più a vedere un catechista che bestemmia o una catechista che va in discoteca, capito? E va con gli uomini, ormai lo so. In primi tempi mi ha fatto un po' scalpore perché non mi credevo mai, dicevo che era diverso da quell'altro, invece tutti uguali. È vero, vero. Mamma mia. Le catechiste che andavano a ballare minigonna sul cubo, cioè veramente le muovise tutte, non negli anni 90. Già negli anni 90, quando non c'erano i telefonini, adesso un macello proprio. Un macello. Abbiamo visto quella volta. Io dico, no? Ma perché non deve ne fare i casini chiusi come in tempo era meglio? Era sì. Meglio. Io tanto è tutto un casino dappertutto, no? Fai i casini, è meglio. Cos'è, era asfaltata la strada? Sì. Non ne ho visto cose cotte e crude. Capito? Io. Te non ne parlavo te l'esperienza tua allora? L'esperienza tua è un macello. Quindi, ma poi te ti rendi conto che senza fare i nomi, te hai avuto le esperienze con quelle di chiesa che facevano, ma che addirittura tante che ci avevano anche i genitori catechisti. Sì, sì. Che erano, invece era un macello, andavano con tutto, un macello. Cioè uno dice, cavolo, i genitori catechisti alle figlie gli insegna la rettitudine estrema, la purezza è proprio praticamente delle moderne Santa Maria Coretti, via. E invece andavene con tutti gli uomini, un macello proprio, peggio di quell'altro. Che miseria. Oh, come zio Mario, mamma mia, un macello, zio, cioè, te rendi conto? Come il mammo diceva, tutte sbagliate, hai sbagliato sempre, come zito. Te l'hai trovata una peggio di un'altra, tutte donnacce, E sai come zito, ti ricordi? Come zito quelle donne. Sei come zito. Come zito. Te sei come zito. Uguale. Una peggio di un'altra, tutte donnacce. Che macello. Basta, terminiamo qui. Sì? Sì, dai, è finito tutto. Quindi qual è il senso? La prospettiva è quindi della solitudine più estrema e assoluta e totale. La prospettiva è da stare da soli
e basta. Sì, contrario all'incontrario del comandamento di Dio e della famiglia. Un macello, quindi. Un macello, guarda, un macello. Un macello, quindi il discorso, c'è poco da, il Capodanno 2020 non lo festeggeremo, perché è un macello. Io vado a dormire alle 10. Io vado a dormire alle 9. Jonathan pure, mi sa. Ah beh, aspetta, che dopo andasse, se andiamo con Jonathan vuole aspettare la mezzanotte. Ah. E vabbè, vado a dormire all'una comunque, non di più. Mi frega, non sto su fino alle 5, alle 6 di mattina. Per cosa? Per cosa? No, tanto no. Che devi fare? Infatti. Ma te comunque non vai a dormire alle 10 perché Gabriele vuole festeggiare, vuole andare al piano. No, 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 Gabriele non c'è stanno a Capodanno. Perché? C'è a Natale. Che delusi, perché? C'è sta a Natale da me. È perché decì. Allora è tutto diverso dagli altri anni. Sì, apposta. Ma zia Milano andiva verso facendo, lì voleva che stava qui a Capodanno. No, no, Natale va bene lo stesso. Sì. Sì, sì, parcheggia, parcheggia. Come mai? Parcheggia là, no, che fammo prima, sì. Che laggiù. Come mai sta questo cambio di cose? Sta... cavoli nostri, cavoli mia. Per lui cos'è, meglio o peggio? È privato, te? È meglio perché c'è state più. Ah, beh. È meglio che il Natale c'è. Oh, qui o là? E lì, lì. E là, il Natale almeno meno male, anche se siamo, anche se è un macello, nel senso de... che diciamo, le prospettive proprio completamente disastrose, no? Disastrate, eh. Disastrose prospettive proprio da da cimitero praticamente. Sì, sì, da cimitero. Bevo male il Natale, vedo? Festeggi comunque la nascita di Gesù, invece il Capodanno con festeggi, niente. Niente, niente, il nulla. Il nulla, il nulla. Meglio il nulla Natale, meglio il Natale assolutamente. Cosa brindi un po'? Brindi cosa brindi? Infatti. Brindi per almeno cosa? A Natale uno poi dalla vai la messa a mezzanotte, c'è un significato, ma il Capodanno cosa serve la festa? Il Natale te ricarichi perché prendi a Gesù. Prendi a Gesù, il Capodanno addirittura, ma anche uno che ci avesse la prospettiva di vita centenaria, no? Comunque te scala un anno, Sei sempre un anno più vicino alla morte, quindi c'è poco da festeggiare. Infatti. Sì. No? Anche ma... se dicessi campi cent'anni, comunque un anno in meno che campi, Ma ti ricordi i spari che c'era per terra ante la strada il giorno dopo di Capodanno, se potevano sparare quando eravamo piccoli, no? Perché i genitori nostri erano tutti giovani e sparavano tutti. Sì. C'era la lira, costava di meno, no, sparavano vedi, tutti. Vedi, ecco perché non è quanto più, era non è più quegli anni. Quanto era bello quella volta. Se buttava i piatti di sotto, io mi ricordo, se buttava, se spaccava i piatti, le scudelle, le cazzarole, tutto rotto per terra, scialamie. C'era la libertà massima. Ma poi c'era anche il lavoro, assumevano i scupi quella volta. Assumevano, dopo perché... il giorno dopo tiravano su tutto. Sì, perché c'era un sacco di rubace del coio su e c'era il lavoro, no? Pieno di scupi al coio su tutti, cammini della mondezza, vignini giù, no? Adesso non spara più nessuno, cosa rimane? Apposta non c'è più lavoro. Ma a parte quello... Non c'è più lavoro né alle municipalizzate, no? Ma non c'è più lavoro pure... Non c'è pure... più niente, perché tutte le strade pulite, E pulite per modo di dire. Il giorno dopo di Capodanno nessuno spara più. E certo, sparre nelle stronzate. Sì. E basta. Quelle cinesi. Non serve più a niente adesso. Tutta roba taroccata che sì, è sì, pericolosa. Sì, invece ti ricordi quei bei spari degli anni Ottanta? Mamma mia, i fischioni. Mamma mia, i raudi. I micetto. I raudi te li ricordi? I raudi anni Ottanta, agli italiani. Mamma mia. Madonna, non c'è più niente. È finito tutto. E non c'è più niente. Terminiamo qui con Santa Sperandia. Santa Sperandia, dal cielo ti chiediamo la tua intercessione per aiutarci a trovare una donna brava. No, non lo stacca. Una donna brava che ci ami per quello che siamo e noi ce la potremo corrispondere nell'amore. E aiutaci per i nostri genitori terreni, per farli mantenere integri fino al punto dei morti. Fino al punto del trapasso. E qual è il suo punto del trapasso? Non lo potremo sapere, lo sa solo Dio. Adette, saluto. A chi? A quello che sta, quella che sta a guardare. La... Perché è una femmina, È una femmina, guarda. Sì. O un incrocio. Cos'è, un incrocio o una femmina? Perché adesso è pure incroci. Mica c'era pure incroci. Mica c'era negli anni 80. E adesso c'è incroci. Salutiamo a tutti, dai. Quindi è un macello. Un macello, un macello. Non c'è niente da fare. È un macello. Fine, 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 fine. Quella volta era A o era B, no, invece adesso è in croci. Ma non c'è più niente, è finito. Guarda lì però, se no non ti...
Fine. Fine, 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 fine,